Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point, ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone-Ritopo. Su di noi, puoi scommetterci. La strada che porta al successo è lastricata di buoni propositi fatti all'inizio del giorno di ritorno per percorrere la strada che porta al successo servono lavoro impegno e gol fantastici gentili telespettatori di s1 tv benvenuti al comunale di montepaone fra botto mannis dove per la sedicesima giornata del campionato di prima categoria calabrese stanno scendendo in campo real montepaone e caulonia e la squadra esterna 65 di s1 tv guidata da pasquale lentini e antonio siciliano con il contributo di giuseppe ranieri e maurizio vatrano e la voce di giorgio le filippis che vi danno il benvenuto in questa giornata che potremmo definire uggiosa, nel senso che ci sono delle nuvole che offuscano l'orizzonte e c'è stata anche un po' di pioggia, ma noi qui in tribuna stampa stiamo al caldo, stiamo comodi e siamo felici. E quindi mentre le squadre si stanno preparando a entrare in campo agli ordini del signor Spizziri di Cosenza, noi vi leggiamo subito le formazioni. Il Caolonia scende in campo con Monteleone 40 Nesci, Commiso Fulfaro Ieraci, Chiera, Bruzzese, Mazzone, Simone e Achitè Mister Squillace porta con sé in panchina Galdino, Rullo, Murdocco, Ursino, Spanò e Capocasale. Il Montepaone invece schiera, eh, però prima di leggere la formazione del Montepaone apprezziamo il gesto di Capitan Nesci che porta dei fiori che poi saranno offerti eh, in ricordo del, di Gregorio Vatrella e quindi un gesto importante eh, compiuto dal Caolonia, eh, un gesto che ci ricorda appunto eh, Gregorio Vatrella al quale sono dedicate anche le maglie che porta il Montepaone. Dicevamo e la formazione eh, del Montepaone Paone Lombardo-Fiorentino-Doria, Mellace-Conidi-Bassi De Masi, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo e Domenico Voci. In panchina con Mister Pisano vanno Leone, Passafaro, Carpino, Sinopoli, Paparazzo Antonio. Che è omonimo, ma ha due anni di differenza rispetto al paparazzo che scende in campo, il capitano del Montepaone, Cannistra e Pirritano. E allora, mentre le squadre entrano in campo, cogliamo l'occasione per salutare il vicepresidente del Caolonia, eh, Giovanni Di Landro, che gentilmente è qui con noi in tribuna stampa. Eh, lei lo sa che abbiamo preparato uno schema, se aumenta la pioggia le deve scalare perché se no si bagna. <ride> Intanto la ringrazio per avermi chiamato qui in tribuna stampa, salve a tutti i telespettatori e speriamo che non piova così non c'è bisogno di, di, di scavare Il Caologna che pensiamo punti a essere un po' come il Crotone dell'anno scorso in Serie A o forse come il Benevento, insomma una squadra che risalendo dopo un girone di andata problematico cerca la salvezza Sì, è una squadra che ha iniziato diciamo un pochettino male è stata anche sfortunata in molte partite, purtroppo abbiamo avuto diverse diversi episodi sfavorevoli in diverse partite, abbiamo perso molti, molti punti nel, nel girone di andata, ci stiamo un pochettino riprendendo adesso, parte finale del girone di andata, abbiamo fatto insomma qualche, qualche innesto importante, quindi speriamo di, 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 sì, speriamo di essere il crotone dell'anno scorso comunque. Bene, noi ringraziamo il vicepresidente di Landro, lo distruberemo qui in Tribuna Stampa e chiaramente ci serve anche Mimmo Cosentino che non può esimersi dall'esprimere il pronostico. Come finisce questa partita, Mimmo? Intanto buon pomeriggio. Ma sai che io pronostici non ne do, quindi se non, le, le partite sono aperte a qualsiasi risultato, non si guarda la classifica. Certo, favorite il Montepaone per quanto riguarda la posizione, però dobbiamo aspettare la fine dei 90 minuti e soprattutto salutiamo Gregorio Vatrella che ci guarda dal paradiso mentre eh, i due capitani Nesci e Paparazzo vanno appunto a porre un mazzo di fiori in quello che è l'angolo di Gregorio con la maglietta e i palloncini e tanto tanto affetto da parte di tutti noi e mentre il eh, signor Spizzirri si prepara anche sotto un timido raggio di sole a dare il via a questo match ricordando che il Caoloni attaccherà da, da, rispetto alla nostra postazione da destra verso sinistra con in, completo totalmente granata e calze Bianchi, mentre da sinistra verso destra il Montepaone con la consueta divisa a strisce verdi e gialle eh, appunto, opererà eh... Con calzettoni e ugualmente gialli e quindi siamo partiti, ci eravamo distratti perché stavamo azionando il cronometro e non possiamo esimerci a salutare anche Maurizio Vatrano, l'uomo dei numeri, che ci dovrà dire poi dopo, nel corso della, tr della trasmissione, della, del commento cosa succede ora che si è ritirato il Tropea. Ma partiamo prima con una valutazione tattica di questa partita eh, la valutazione tattica. Eh, rispetto all'andato ovviamente ci sono stati dei cambiamenti da parte del Caoloni, quindi alcuni movimenti tattici o, eh, verranno sicuramente suggeriti dalla partita stessa. Eh, poi ovviamente il Montepore deve fare la sua partita, in casa sappiamo che è straripante, eh, le condizioni del terreno sono abbastanza buone considerando quello che è eh, e quindi siamo sempre come al solito ottimisti. E quindi noi ricordiamo che all'andata all'inizio del campionato il Montepaone espugnò eh, il campo eh, di, di Caolonia 1-0 rete di Mellace e quindi eh, il dicone di Caolonia è stato espugnato dal Montepaone all'inizio ma oggi è tutta un'altra storia ed entriamo subito in telecronaca con Mellace che avvia l'azione passando a Bassi dei Masi che scambia eh, con Paparazzo ancora Mellace ancora Lombardo con il consueto tiki-taka del Montepaone che cerca di allargare la differenza della squadra avversaria e notiamo che mister Squillace dovrebbe aver optato oggi per un 4-3-3 almeno in fase di non possesso palla. Mellace per Fiorentino che prudentemente, visto quello che è successo la volta scorsa, è già uh, con i cerotti alla testa. Probabilmente è un residuo di quel botta che ha subito nella scorsa domenica il guerriero Fiorentino che comunque non molla. Riceve palla Mazzone, cerca lo scambio con Diachitè che però non riesce a raggiungere la palla per una deviazione di un di difensore del Montepaone e quindi si riprenderà con la rimessa laterale effettuata da Capitan eh, Nesci. Abbiamo accolto qui nella, eh, nella tribuna comodissima di, eh, della Frabotto Mannis anche eh, il pubblico femminile e quindi salutiamo le signore che sono tifose del Montepaone. Benissimo e quindi eh, come si sta in tribuna stampa? È comoda? Benissimo. Grazie, allora poi disturberemo l'altra signora che avevano detto all'inizio possiamo sederci e noi le abbiamo attirate in questa trappola. Ecco intanto che riceve ancora il giocatore del Caolonia, interviene Mellace che ruba palla, tocca per Fiorentino, riceve Mungo in velocità, si inserisce, nesci e interrompe la trama offensiva del Monte Paone. Ancora il capitano che fa sponda con Simone che si chiama Ilario. Ricordiamo che il patrono di Caolonia non è Sant'Ilario ma è Sant'Ilarione. Chiedo conferma al vicepresidente. Ha detto benissimo, ha detto benissimo. Fondamentale tra Santi Radio e Santi Larione. Ed ecco che Fiorentino tocca per Procopio, si allarga per Domenico Voci, palla in mezzo. Arriva alla grande Marco Voci di sinistro. Il piatto che veramente ci dà quando è passato, solta, sono passati soltanto due minuti e 50 secondi. Una ghiotta occasione per il Montepone. Se n'era andato Domenico Voci, palla delicata sul sinistro, sul piatto sinistro di Marco Voci e la traversa è stata superata soltanto di 30 centimetri dal pallone che aveva eh, probabilmente era irraggiungibile per quanto riguarda Monteleone Monte eh, Sarà Ieraci a calciare di sinistro questo rinvio dall'area piccola del portiere e quindi possiamo apprezzare anche come si schierano in campo si dovremmo confermare il eh, 4-3-3 di mister Squillace e ora chiederemo eh, tra poco a Maurizio Vatrano e a Mimmo Cosentino qual è lo schema del Monte Paone, perché tanto per noi non riusciamo sempre a coglierne tutti gli aspetti e gli schemi di mister Pisano 40 rinvia ma Inserisce ancora Doria che appoggia poi il pallone per Conigi che, Conidi, che sventaglia per Fiorentino. Dicevamo, Maurizio, lo schema del Montepaone? Lo schema è sempre quello con i, i, i quattro arretrati. Oggi, però, c'è un cambiamento di, di uomo. Eh, con l'assenza di Ienco, Pisano ha dovuto spostare il, il Doria, il ragazzo che è rientrato la settimana scorsa dopo quattro mesi di infortunio. Eh, quindi. E poi eh, avanti c'è la solita coppia voci pro centrocampo è quello, sempre, sempre quello, quello. Quindi 4-4-2. Sì, 4-4-2 con i due esterni arretrati che fluidificano molto, diciamo. E questo oggi Doria, il Cristiano Ronaldo del Monte Paone, chiamato a svolgere un'opera forse leggermente più difensiva o forse soltanto più faticosa. Intanto c'è un fallo a centrocampo compiuto da Fulfaro con punizione in favore del Monte all'altezza dei 45 metri, con zona d'attacco appunto della squadra di casa, con Mellace che si prepara appunto alla battuta e tutti gli esterni che si sono allargati proprio per, eh, per sfruttare in ampiezza il campo del Fra Bottomani. Cerca Procopio, sponda ed esce con decisione Monteleone, il portiere è un under del 99. Monteleone, il portiere del Caolonia, blocca la palla e poi invita i suoi compagni ad andare appunto avanti. Mimmo, mi confermi questo 4-4-2 da un lato e 4-3-3 dall'altro? Confermato, confermato. Allora, se l'ha detto anche Mimmo Cosentino, potete starne totalmente tranquilli. Siamo giunti intanto al quinto minuto, 20 secondi, una manciata di decimi. Con eh, Doria che riceve palla, la scambia con eh, Procopio, eh, riceve ancora sulla sinistra, si allarga di fronte a Sechiera, mette in mezzo il pallone. Ci pensa poi Furfaro a mandare via la sfera che però viene recuperata da Bassi De Masi con il Montepaone che sta accelerando. La palla arriva lunghissima e ci sembra che si tratta, eh, tratti di Mungo che non è riuscito ad arrivare all'impatto con la sfera, sfera che era stata forse lasciata passare da Nesci un po' colpevolmente, ma si trattava di una di quelle palle pericolose che soprattutto su un campo viscido non sai mai dove vanno a finire. Il Caolonia che attualmente non è, non è più ultimo se consideriamo il ritiro del Tropea. Comunque, come ci diceva anche nel prepartita il vicepresidente di Landro, sostanzialmente è una squadra che cercherà di recuperare posizioni avendo cambiato molto all'inizio del girone di ritorno. Ha fatto 16 gol, ne ha subiti 36. E quello che è interessante è che segna di più fuori casa: 11 gol fatti fuori casa, soltanto 5 quelli fatti in casa. Intanto, la palla si appoggia a Bassi De Masi che la consueta esperienza allarga e poi cerca direttamente Marco Vosci, si apre la difesa del Caoloni, lancio per Mungo e probabilmente era in fuorigioco. qui dovremmo vedere sul monitor di servizio, a questo punto disturbiamo Maurizio Vatrano visto che Giuseppe Ranieri oggi si è defilato, il monitor di servizio cosa dice? Eh, eh, dal replay che stiamo attualmente vedendo, eh, leggermente, leggermente eh, indietro la linea di, della palla, quindi non era fuori gioco. Invece, chiediamo al vicepresidente Di Landro: che invece eh, acconsentiva, era fuori gioco. Noi abbiamo il monitor, lei ha gli occhi. Ovviamente, dal monitor la, 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 la valutazione può essere diversa. Da qui sembrava fuori gioco. Prima. Infatti, me lo dico sinceramente, non, eh, da me sembrava fuori gioco. Sì e intanto comincia a riempirsi nonostante la pioggia e il frabotto Mannis sappiamo che qui il primo anello di solito è sempre sold out, ora forse la pioggia impedirà eh, anche al secondo, al secondo anello eh, di riempirsi, riceve la palla Marco Voci, si chiude però il Caolonia con Ieraci e abbiamo visto che probabilmente in questo caso Spizzirri ha lasciato scorrere un'azione che doveva essere interrotta per un presunto fuorigioco, eh, se non l'avete sentito al microfono c'era Mimmo Cosentino che ha adesso è fuori gioco e sapete che Mimmo Cosentino è un ex arbitro. Ecco che Nesci si prepara con le mani a rimettere in gioco la palla di Achitella, la stoppa di Mordere Caviglia Fiorentino. La palla viene ribattuta, raddoppio della marcatura in attacco su Nesci. Con Paparazzo che poi toglie la palla abruzzese in maniera ritenuta dall'arbitro di Cosenza non regolare e quindi si riprenderà con una posizione, con una punizione per il Caolonia in posizione difensiva all'altezza della Mercedes. meta del campo di competenza difensiva del Caolonia sarà il destro di Nescino viene anticipato da Ieraci che lancia in profondità di sinistro in una zona del campo non presidiata da Diachite con il recupero effettuato da quel Gianmarco Lombardo mentre eh, chiediamo se è possibile a Pasquale Lentini di cogliere anche l'arcobaleno che è qui sul frabotto Mannis per tutti i romantici ma eh, mi dice di no eh, Pasquale Lentini perché è concentrato sulle riprese ve lo prometto c'è un bellissimo arcobaleno ecco che Doria parte in velocità, evita furfaro, arriva sul fondo, ci pensa ieraci a chiudere eh, il, il passaggio ed evitare che arrivasse la palla sui piedi di Procopio o di Marco Voci. Lancio a cercare eh, Mazzone, viene, vede l'intervento di Conidi a mettere la palla in rimessa laterale e notiamo che la moda Conidi, quella delle maniche corte, ha un po' preso tutto il Montepaone perché anche se fa freddo e siamo in inverno si gioca a maniche corte. E la palla viene stoppata da Paparazzo elegantemente recuperata da Bruzzese che la mette in mezzo dove però ancora una volta Chiera cerca di toccare per Diachite, si chiude la morsa dei difensori del Montepaone e la palla viene rilanciata per voci elegante il tocco ma perde, perde l'attimo appunto voci il tocco era stato di Salvatore Procopio con Simone che rivia, recupera ancora il pallone Mazzone si defila sulla destra alza gli occhi e cerca il cross in direzione di Achitè e Fiorentino che impedisce la chiusura del, con una splendida diagonale. La chiusura del passaggio con Diachite e mette la palla in calcio d'angolo per il primo dei calci d'angolo di questa partita, che spetterà appunto al Monte pa al Caolonia. Si prepara a battere appunto la squadra eh, regina, squadra che è stata più volte premiata con la Coppa Disciplina negli anni precedenti. E sarà Mazzone a calciare. Ora vediamo in quale maniera di destro, quindi probabilmente a rientrare la sfera con eh, il treno dei giocatori del Caolonia, con addirittura sei giocatori nell'area di rigore. Ma c'è Mellace che ribatte di testa, dove Mungo recupera il pallone, parte in velocità Mungo, si distende il Montepaone appoggio per Mellace che controlla. La palla e poi sventaglia in direzione di Doria, che però era leggermente avanzato rispetto al suggerimento di Mellace. E quindi quando siamo al decimo minuto di gioco sul risultato di 0-0, il Montepone perde un'occasione di ripartenza e si tratterà di una rimessa laterale in favore della squadra allenata da Mister Squillace effettuata dal numero 2-40. Eh, mentre imparavo la formazione ricordo che ho detto 42 eh, che però non è un numero ma è semplicemente l'indicazione del cognome e del numero sulla maglietta recupera Procopio che cerca di allargare ma ancora una volta ben posizionato Nesci ruba palla, il tocco è poi per Diachite anticipato dall'ottimo intervento di Fiorentino, gli chiede palla Domenico Vosci, la riceve quest'ultimo da Mellace, ancora uno scambio con Fiorentino si è riposizionata la difesa del, eh, del Caulonia. Procopio ottima l'apertura per Marco Vosci viene richiesto il fuorigioco, ci pensa Spizzirri e poi decide che non avendo visto niente poteva se segnalare il fuorigioco. Rapido giro sì e no, Maurizio Vatrano, fuorigioco no? In questo caso mi sembra che, che ci fosse. Mimmo Cosentino. Fuorigioco, fuorigioco. Vicepresidente di Landro? Mi pare di sì, 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 di poco forse ma c'era. Quindi 3 su 3 era fuori gioco, ha ragione Spizzirri. E riparte ora la punizione calciata dal numero 6, Ieraci, a cercare ancora di Achité, anticipato di testa da Fiorentino, rimessa laterale in favore del, uh, del Caulonia, con Nesci che si prepara appunto ad effettuarla. Ricordiamo come mi suggeriva giustamente la memoria storica di Mimmo Cosentino sempre nel lungo pre-partita quando abbiamo visto il riscaldamento che Giampiero Squillace qui a Paone è un ex che ha fatto bene appunto tra le fila e la squadra di casa. Riceve il pallone di Petto Mungo, scambio con Paparazzo, tutto di prima se ne va Domenico Voci, grande esperienza di Ieraci, probabilmente era solo un intervento deciso ma non c'era fallo Spizzi riferma tutto e si riprende appunto con un una punizione e spizzirri che dice ci penso io, non vi preoccupate, comportatevi correttamente. E sarà Conidi a effettuare questo calcio di rinvio di destro, però ad appoggiare a Lombardo che si produce come libero aggiunto, impostando l'azione e appoggiandosi appunto su Bassi De Masi, pressato il tocco all'indietro, attenzione perché c'è una carambola, forse eccessiva eh, semplicità nel, del gioco, stava per favorire il Cavologna, tocco di Marco Voci si ferma Procopio Grazie. e si ferma Procopio e per poco non poteva arrivare in porta anche Nesci si era fermato probabilmente Procopio ha valutato la sua posizione di offside prima ancora dell'arbitro rinvio di Monteleone a superare il centrocampo il colpo di testa vede poi eh, ricevere la palla dal numero 8 Bruzzese che allarga ancora verso Diachité con Fiorentino che vede eh, l'uscita di Lombardo lo copre e gli permette di recuperare la palla indubbiamente Lombardo come di consueto molto elegante tenuta totalmente arancione Scarpe che fanno da pendante e poi i richiami gialli sono sicuramente eleganti e significativi. Il tocco verso Mellace, ma la palla finisce a Marco Vosci che chiede il pallone Procopio. Marco Voci ha avuto un'idea diversa. Procopio la voleva larga, invece il pallone di Marco Vosci era sulla verticale in profondità. Monte Leone risolve tutti i problemi e si prepara appunto al rinvio. Vicepresidente di Landro, un 99 in porta, grande responsabilità quindi deve essere anche bravo. Sì, 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 è un ragazzo che si impegna molto, tra l'altro ehm, oggi non è convocato però anche il nostro attuale terzo portiere, è un altro fuori quota, un altro 2000, 99, 2000 pure lui, quindi è ehm, un bravo ragazzo e sì, sì, deve crescere ancora insomma qualche margine di miglioramento però è un gambo. Noi facciamo il tifo per questi giovani, ricordiamo che le date di nascita dei primi quattro componenti della panchina del Monte Paone sono 99-99-2000-2000 e questo è un fatto bellissimo. Tutto il Caulonia si schiera in attacco per raggiungere questa palla che viene calciata sulla destra, interviene di testa Doria e chiude la possibilità, eh, innescata dal numero 2-40, di poter dare fastidio in attacco al Monte Paone con Chiera che era colui che avrebbe dovuto ricevere la palla. E ancora 40 che si prepara a effettuare la rimessa, il tocco è per il numero 8 Bruzzese che restituisce la palla a 40, la mette in mezzo, c'è Conidi che fa buona guardia ma il pallone finisce ancora a 40, il lancio viene ribattuto e Procopio recupera il pallone, lo protegge, cerca il compagno per scambiarlo, lo trova in Doria, elegante il dribbling di Doria che però vede poi il suo passaggio intercettato dalle maglie granate dei giocatori del Caolonia e quindi si riprenderà con la rimessa laterale che vede Mellace riceve la palla ed è subito pressato. Apertura, no look verso Mungo che stoppa il pallone. Non era facile. Eh, alza la testa e poi serve per Marco Vosci. Defilato con l'intervento deciso del numero 6, Ieraci, probabilmente eh, spizzirri. Eh, Punisce la cattiva intenzione che poteva trapelare all'intervento, anche se mi è sembrato che fosse comunque un intervento sul, sul pallone. Vediamo ora chi effettuerà questo calcio di punizione, che in sostanza trattasi di un uh, corner corto. Con Marco Voci che chiama probabilmente uno schema, ma poi. Ottimo il gesto di Marco Voci riconoscendo l'errore commesso da Spizzi restituisce il pallone, riceve una grande salva di applausi da tutto il pubblico eh, presente, perché oltre a essere bravi calciatori, e Marco Voci lo è bisogna essere prima di tutto uomini e quindi aiutare gli arbitri anche quando sbagliano. Si prepara, se non andiamo errati, Ieraci a calciare di sinistro, la palla supera la metà campo, saltano in due, non si capisce chi ha commesso fallo, probabilmente di di Achité su Mellace e quindi si riprenderà con un calcio di punizione affidato ai piedi con radiogonometro di Mellace e Marco Voci tocca il pallone, non era fuorigioco E la palla finisce di un niente al, a sinistra del palo de, della porta difesa da Monteleone. Probabilmente la scelta tattica del Caoloni è anche quella di applicare il fuorigioco, saranno poi i giocatori del Monte che dovranno dimostrare di riuscire a intrufolarsi in questa ragnatela che viene fatta da posizioni precise dettate da mister Squillace. E ancora Ierace che calcia di sinistro, il pallone finisce nella zona di competenza di Bruzzese che tocca di testa, recupera Chiera, il rimbalzo però vede chiudersi la difesa del Montepone con Lombardo che riceve da Conidi e poi va a cercare un po' troppo in profondità Capitan Paparazzo che si era appunto defilato. Chiediamo a Maurizio Vatrano a questo punto come vanno le traiettorie che stai disegnando sul tuo computer? Eh, ancora sono pochi gli elementi, quindi un'analisi ancora eh, si può fare solo provvisoria. Eh, quello che risalta sono effettivamente le maglie larghe del calogno dietro, e eh, appunto stanno cercando di applicare la tattica del fuorigioco. Eh, in alcuni casi ci sono riusciti. Ovviamente noi possiamo sfruttare questa cosa, eh, ossia le, gli spazi inserendoci nel momento giusto. Il bello della televisione è che con Maurizio Valtrano ci stiamo dando del lei la ringrazio saluti in famiglia eh, e ora vediamo che si prepara appunto alla punizione perché è stato un fallo di mano da parte di Domenico Vosci il pallone finisce a Diachite che evita Fiorentino poi cade toccato probabilmente involontariamente dal, dall'esterno basso del Montepone e quindi si riprenderà con una punizione e il Caolonia che probabilmente ha degli schemi precisi su questi calci su se palle inattive perché vediamo muoversi Commisso, vediamo che si prepara a calciare sia Mazzone insieme con Simone e con Simon, Ilario Simone, appunto. E vediamo cosa succederà. Il pallone calciato probabilmente di destro dovrebbe interessare la, uh, la testa di qualcuno dei 5-6 giocatori del Caulonia che si sono proiettati in avanti mentre Mister Pisano sta chiamando appunto marcature e schemi, schemi rigidamente a zona da parte del Montepaone. Paone rischia a spizzirri, eh, si disinteressa della battuta il numero 9 Mazzone e qua deve essere successo qualche altra cosa ecco si restituisce il fair play eh, il Caolonia eh, corregge speriamo non faccia troppi errori spizzirri se no qui non eh, si va più avanti con la partita però è molto bello che eh, appunto i giocatori prima ancora di vedere chi vince e chi perde eh, appunto rispettino l'avversario e facciano dei complimenti che in queste categorie non è facile vedere ancora Lombardo con Conidi che rinvia in maniera imprecisa eh, suscitando qualche eh... Piccola contrarietà in eh, mister Pisano che comunque poi applaude, complimentandosi con i suoi. Riceve Parra Simone, eh, poi per diachite Elegante il controllo, ma non efficace. Con Domenico Voci, Mungo e Fiorentino che dialogano tra loro, appoggiano per Mellace, Bella la partenza manovrata del Monte Paone con Paparazzo che tocca a bassi de Massi. Il pressing portato avanti da Mazzone e Simone è sicuramente una di quelle attività molto eh, importanti perché. Per permettono al Caolonia di non far ragionare il Montepaone. Se ne va ancora in velocità bruzzese, evita un avversario, si accentra la chiusura di Fiorentino, il rilancio di Bassi de Masi con Bruzzese che tenta il tiro all'insigne e recupera, recupera Lombardo portandosi sul pallone, però il tiro di Bruzzese poteva essere abbastanza pericoloso E a questo punto, visto che la signora si è dichiarata di Montepaone, l'altra che sta scappando, è già scappata, ma secondo me applaudiva al Caolonia, quindi abbiamo un ultras del Caolonia. Abbiamo creato un movimento all'interno della tribuna che certamente eh, non, non fa felice il nostro regista Pasquale Lentini. E neanche Antonio Siciliano che poi debbono gestire tutta questa confusione. Ecco che Mellace gli ruba palla. Simone esce fuori con Idi Mellace controlla, alza la testa, cerca Domenico Voci, arriva di Achitè, recupera il pallone con un tackle corretto, si appoggia poi ancora su Simone, parte sulla stessa corsia di Achitè, ma Domenico Voci recupera il pallone e si distende di nuovo il Montepone con Mungo per Paparazzo, lancio in profondità verso. Domenico Voci, chiuso però da Furfaro che con decisione senza fronzoli mette la palla in rimessa laterale e sarà rimessa laterale in favore del Montepone si trattava di eh, Ieraci non di Furfaro come giustamente ci dice il, il vicepresidente di Landro eh, ancora Fiorentino che effettua la rimessa per Domenico Voci riceve il ritorno della palla, mette in mezzo il pallone, saltano in parecchi la palla danza all'interno dell'area di rigore mellace controlla e poi tenta il tiro di giustezza, ma si impenna il pallone e supera la trasversale della porta eh, difesa da eh, Monteleone, eh, vicepresidente. Ora che sono passati 21 minuti e siamo sullo 0-0, il Calogna fa la sua onesta partita. Puntate a un pareggio? Ma, sì, eh, devo dire che è una, è una buona partita. Entrambe le squadre stanno giocando un buon calcio. Ma mi fa piacere, come anche dicevo prima, che è una partita anche molto corretta. quindi Speriamo, noi siamo consapevoli che stiamo affrontando una squadra che il Monte che in casa non ha mai perso, quindi speriamo almeno di, di, portare, di portare a casa un pareggio. Sì. E intanto, ancora si combatte a centrocampo. Chiaramente, il vicepresidente della squadra ospite, quando il commentatore di casa gli dice: Puntate un pareggio al ventesimo del primo tempo. Fa i debiti scongiuri ed è tutto legittimo. Recupera ancora Domenico Voce Allarga per Mungo. Il pallone arriva al centro dell'area di rigore, non proprio al centro, finisce lontano dal, dal campo. E quindi c'è un rinvio di fondo per il Caolonia, che al ventitreesimo minuto del primo tempo è ancora a reti. Vede, vede il risultato ancora. Ora Redi Bianche con il Montepone 0-0 qui al Frabotto Mannis. Intanto è anche smesso di piovere e di questo siamo contenti. Sarà appunto il difensore centrale eh, Furfaro del eh, Caolonia a effettuare appunto il rinvio. E la palla finisce nella zona presidiata dal numero 7 Chiera che scambia con Commis. Il tocco è ancora per Mazzone, ancora per Chiera che riceve la palla. È stata superata la metà campo da parte del eh, Caolonia. Il pallone però viene arpionato da Mellace con un controllo che poi favorisce Conidi che tocca lateralmente in direzione di Francesco Fiorentino che allarga poi la sfera verso uh, Mungo che evita il ritorno di Nesci molto elegantemente il uh, lancio in profondità intercettato da un ottimo e provvidenziale intervento di uh, Simone che evita al Montepaone col suo gioco appunto uh, fatto di tanti tocchi consecutivi possibilmente tutti di prima di arrivare nella zona dell'area di rigore del Caolonia. E' ancora un uh, controllo che vede Diachite anticipare Fiorentino, il rinvio Uh, finisce tra i piedi di uh, Procopio che allarga per Domenico Voci in progressione sulla fascia. Di fronte a Senesci il tocco vede l'uscita a pugni chiusi di Monteleone con Doria che poi uh, tira. E un corpo a corpo con Marco Voci da parte di 40. che vince il corpo a corpo e mette la palla in rimessa dal, dal fondo. E abbiamo quindi anche un giovane tifoso che è passato alla Tribuna Stampa. Chi sei e per chi tifi? Francesco Migliarese per il Montebone. E quindi è passato soltanto alla tribuna stampa non perché piovesse, ma perché aveva degli amici dall'altra parte. Intanto il pallone finisce in rimessa laterale con Doria che si prepara appunto a effettuare questa rimessa con le mani. Vediamo se qualche giocatore del Monte Paone fa il consueto movimento. Il pallone viene intercettato dalla difesa del Calogna e quindi avremo il primo calcio d'angolo in favore del Monte Paone. E andiamo a vedere ora quale schema tirerà fuori dal cilindro la premiata ditta se non vado errato me lascia Fiorentino e vediamo se si inserisce anche Doria perché Fiorentino si è spostato sulla sinistra proprio per giocare questo schema su uh, calcio d'angolo sono in cinque i giocatori del Montepone anche qui vediamo una difesa mista da parte del Caulonia, un paio di marcature a uomo e poi marcature a zona il pallone arriva direttamente in out e si ripete perché è stato toccato da un giocatore, da un giocatore del Caolonia e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo in favore del Montepaone vediamo che a Dovrebbe essere in questo caso Paparazzo, mentre Mellace si è portato al centro uh, dell'area di rigore. Arriva anche Bassi De Masi in progressione, entrano in parecchi in aria. Grappolo umano, svetta di testa Nesci e poi è Mazzone che rinvia uh, con decisione nella zona dove cerca di scattare Chiera, ma era rimasto l'unico presidio offensivo per il Caolonia. Con Lombardo che avanza e si prepara al lancio in uh, profondità sulla zona destra, colpo di testa. Di Fiorentino, Marco Voci recupera elegantemente la palla, si accentra, tocca per Paparazzo, lancio in profondità verso Marco Voci e ancora una volta la difesa del Caolonia con 40, evita guai peggiori con un rilancio che poi vede favorito Diachite che recupera il pallone, si gira su se stesso, allarga, cerca il lancio in profondità. Ma se con Mellace e Fiorentino impediscono al pallone di transitare in zona di attaccanti del Caolonia e ancora Mungo il tocco è per Procopio, poi Mellace. Ancora Paparazzo che allarga, sempre no look, chiama la palla ed esce con sicurezza. Monteleone, e quindi si riprenderà con un rinvio da parte del portiere della squadra ospite, che però chiede ai suoi di disporsi in maniera ordinata e di aspettare il rilancio, così anche per rifiatare. Il lancio vede il colpo di testa del numero 9 mazzone, ma si chiude ancora la difesa del, uh, del Monte Paone con Doria che evita il diretto avversario, tocca per Paparazzo, ancora Doria e velocità, ma Furfaro senza fronzoli, anche in questa occasione mette la palla in rimessa laterale. Uh, la pioggia però incalza il presidente di Landro, sotto la pioggia per scelta o vuole farsi un po' più all'interno. Ma speriamo partite bagnate e partite fortunate a questo punto, quindi... <ride> Ed ecco che la rimessa vede recuperare il pallone da parte di, eh, di Mazzone. Il tocco per Diachité. Diachité recupera la palla, la mette in mezzo. Esce Gianmarco Lombardo con sicurezza. Conidi lascia passare il pallone. C'era la possibilità anche da parte dell'attaccante del Caolonia di inserirsi. Ma Lombardo ha fatto sulla palla così come deve fare ogni portiere quando i palloni arrivano al, vicino alla porta. Mungo sulla linea che delimita l'out. L'intervento di Diachitè non viene ritenuto falloso da parte di Spizzirri e ci sarà appunto una rimessa laterale in favore del Monte Paone. 28 minuto di gioco, Monte Paone 0, eh, Caolonia 0 e si continua a giocare. Sappiamo che il Monte Paone, così come predica Mister Pisano, è sempre paziente. Intanto riceve la palla Doria, ha di fronte a sé 40, lo evita corpo a corpo con i due, alla fine la meglio 40. Terzo calcio d'angolo in favore del Monte Paone con 40 che ha chiuso ogni possibilità di passaggio a Doria che cercava appunto di penetrare all'interno dell'area di rigore della squadra ospite. Questa volta si avvia Mungo a effettuare il, eh, il tiro dalla bandierina con Bassi De Masi che continua a fare grande movimento, sappiamo che pur non essendo altissimo ha una grande potenza nelle gambe per quanto riguarda l'elevazione. Movimento con abbracci tra commisso e mellace, il pallone arriva verso Domenico Voci la palla rimbalza, cerca il tiro. Domenico Voci fischia il fallo di confusione, Spizzirri, e si riprenderà appunto con una punizione in favore del eh, Caolonia, effettuata se non andiamo errati dal numero 5 eh, Furfaro, che eh, appunto si prepara a calciare, a calciare di destro, vediamo appunto. Dove andrà a finire questa parabola? Sicuramente oltre a metà campo, non la prende Mellace, Diachite punta nei confronti di Fiorentino ma recupera ancora Mungo, Mungo tocca per Domenico Voci, si distende il Montepaone, evita un avversario, si accentra Domenico Voci, tocca per Procopio che protegge il pallone, si gira, fucilata di Salvatore Procopio che però finisce lontano dai pali della porta difesa da Monteleone, sicuramente però è già un segnale di un'azione che va a fare un po' il paio con la grande occasione ai primi minuti che è capitata sui piedi di Marco Voci su cross di Domenico Voci. Rinvio del Caolonia verso di Achitea, ancora francobollato da uh, Fiorentino, recupera Marco Voci, uh, Domenico Voci fermato da Simone, si combatte senza uh, complimenti ma anche con grande fair play. Domenico Voci evita uh, Simone e vediamo che subito lo ammonisce uh, il signor Spizzirri. Eh, mentre Domega, Mimmo Cosentino sta annotando sul, sul suo uh, block notes questa posizione, questa situazione, potremmo dire che ha fatto una munizione forse un po' troppo fiscale, chiediamolo a Maurizio Vatrano. Eh, non, non mi ricordo se questo è il secondo o il terzo fallo dello stesso ragazzo. Nel caso fosse così è anche giusto. E quindi diamo ragione a Spizzirri, ammonito eh, il numero 10 del Caolonia, eh, Simone. E vediamo che si preparano ora a battere sia eh, Mellace sia Paparazzo. E proprio quest'ultimo che calcia in direzione di Marco Voci. Intervento deciso di eh, 40 e quindi si finisce. Con un altro calcio d'angolo in favore del Monte Paone. Quindi annotiamo l'ammonizione per Simone, annotiamo il fatto che eh, anche le signore presenti in Tribuna Stampa se ne sono andate, sarà la pioggia, sarà il cronista, comunque siamo rimasti senza le signore. Ecco Mellace che riceve palla da Fiorentino, mette in mezzo il pallone anche... e attenzione, c'è stato un intervento, eh, una parata da parte di Ieraci che sul cross che ha visto uscire. Un po' male Monteleone, mentre la palla stava per finire in porta, eh, Ieraci ha risolto il problema in maniera istintiva e quindi quando siamo al 31 minuto di gioco, calcio di rigore eh, per il Montepaone ed espulsione per il numero 6 del eh, Caolonia. In questo caso espulsione giusta anche se probabilmente il gesto è stato molto istintivo. Vediamo che Marco Voci ha già preso la palla, non ci sono particolari proteste ma probabilmente non ce n'era neanche motivo e vediamo ora cosa farà eh, mister Squillace per ricomporre l'assetto difensivo e sul dischetto del calcio di rigore si presenta il bomber Marco Voci fino ad oggi nove reti in campionato Marco Voci contro Monteleone Fischia Spizzirri un saltello un passo 2 3 Marco Voci la mette nell'angolino eh, Monteleone aveva intuito ma non si può fare niente e Marco Voci però eh, Esulta con moderazione perché appunto è stato un rigore che ha calciato, ha calciato bene e quando siamo al 32esimo minuto di gioco il Montepaone passa in vantaggio e quindi annotiamo che Marco Voci al 32esimo porta in vantaggio il Montepaone. A questo punto eh, chiediamo al vicepresidente Irandro mentre intanto c'è la sostituzione. È entrato il numero 14 Rullo e non abbiamo visto che è uscito. vicepresidente è uscito Chiera ed è, entrato, ed è entrato Rullo. Rigore tutto sommato legittimo, vicepresidente. Il rigore era nettissimo, e purtroppo anche l'espulsione, perché insomma quel, quel tipo di fallo lì è da espulsione diretta. Purtroppo le partite spesso come dire, possono cambiare radicalmente per, per episodi simili, è spiacevole, però insomma è andata così. Ora manca insomma, molto, però... E allora confermiamo che Rullo al 33 è entrato al posto di Chiera, quindi uh, mister Squillace in sostanza ha inserito probabilmente un difensore uh, per, uh, al posto di un... Uh, del, de, di un attaccante, di un esterno altro, altro ringraziamo il vicepresidente di, eh, di Landro. Quindi al 33esimo c'è stata questa sostituzione e ora vedremo come si gestirà il Caolonia e come cercherà di sfruttare anche il vantaggio psicologico di questa marcatura, eh, il... Uh, il Monte Paone mentre uh, ora è Furfaro che probabilmente si prenderà le maggiori responsabilità come centrale difensivo ed effettuerà anche un calcio di rinvio dal vertice del sinistro. Per quanto riguarda il portiere, Monteleone incolpevole sul rigore, forse chiaramente sulla palla che ha determinato l'azione sotto porta che ha portato poi al fallo di mano, non è riuscito a compiere un'uscita perfetta. Intanto Rullo recupera la palla, tocca per Commisso che apre in direzione. Dello scatto del compagno si trattava del numero 8 eh, Bruzzese però c'è stato un fallo probabilmente e Bassi De Masi ha avuto la peggio e quindi si riprenderà con l'intervento presumo eh, dei sanitari anche se Bassi De Masi ha una forza fisica e muscolare che lo rendono anche guerriero da questo punto di vista eh, allora Mimmo Cosentino mentre stai annotando ci puoi dire rigore espulsione niente da dire nessuna contestazione a Spizzirri L'arbitro ha fatto bene anche perché il, il giocatore ha preso il pallone proprio con, con i pugni e c'era tutto, l'espulsione, il calcio di rigore. Questa è una regola che, comunque, quando ti colpisce, come in questi frangenti, ti lascia in 10 con un gol praticamente sul rigore che si presume sia sempre segnato. però è la regola del calcio. Così è e eh, si continua in questa maniera. E Mazzone che restituisce il pallone a Lombardo mentre Bassi De Masi è fuori, e quindi in questo momento c'è parità numerica tra le due squadre. Con Idi riceve da Lombardo con Mazzone che ancora lo va a disturbare. Di Achite che ruba palla a Fiorentino, quindi da lodare la voglia di Di Achite di andare a. a Fare pressing sul difensore del Montepone, mette in mezzo il pallone, attenzione, salvataggio di Mellace su commisso. Proprio eh, Mellace ha tolto la, la palla dai piedi del giocatore del Caulonia anzi, si trattava di Bruzzese probabilmente. Attenzione perché c'è stato un fallo e quindi un altro giallo da parte di eh, Spizzirri che qui non perdona niente sulle entrate eh, decise visto il campo bagnato. Eh, il giocatore ammonito, vediamo ora se eh, si gira, ma comunque dovrebbe essere il numero 240 40 sì, è lui quindi ammonito, ammonito anche 40. Ma segnaliamo l'intervento decisivo che vale quasi quanto un gol di Mellasce, che ha praticamente evitato su una palla sporca che era arrivata al centro dell'area di rigore, all'altezza di un attaccante eh, del Caologna, ha evitato un pareggio che in questo momento, quando siamo al 36esimo minuto, sarebbe stato molto importante per l'una e l'altra squadra punto di vista psicologico ruba ancora palla Furfaro recupera di c'è Bruzzese defilato sulla destra, di Akite forse fa un dribbling in più, però poi si appoggia a Furfaro, attenzione, no, c'è stato un intervento deciso da parte di Furfaro che ha colpito al volto uh, Mungo cercando appunto di difendersi, e chiaramente vista la stazza dei giocatori ci sta tutto l'intervento da parte del signor Spizzirri che forse, ma qui ci riserviamo poi di chiederlo uh, al vicepresidente e a Mimmo Cosentino. Squadra ospite e categoria di arbitri forse è più da ammonire un intervento del genere che una scivolata decisa di Landro sì l'ammonizione poteva starci sicuramente però mh, come dire non, credo non, non fosse l'intenzione cattiva non ci fosse proprio cattiveria quindi per questo non l'ha fatto poteva starci sì. Mimmo un consiglio al signor Spizzirri più le scivolate o le gomitate da, da punire Beh, diciamo che l'arbitro si è comportato bene in questa, in questa occasione non, non c'è stata la comitata da parte del, del giocatore del Caolonia Ecco perché Mimmo Cosentino e Sio Spizziri prendevano il caffè insieme prima della partita perché ne parla bene. Intanto eh, quindi giusta la segnalazione di Spizziri. Vediamo ora Cannistra che si sta eh, preparando all'ingresso, quindi mosse sul settore di gioco del eh, Montepone perché Bassi De Masi, al quale abbiamo portato sfiga dicendo che ha una massa muscolare eccezionale, si è fatto male e quindi quando siamo al 38 ⁇ minuto esce Bassi De Masi ed entra Cannistra con le scuse da parte del telecronista per avergli portato un po' di sfortuna perché la prima volta gli ho detto che era fortissimo si è fatto male. Ecco che la rimessa laterale eh, vede ricevere palla Mazzone, Franco Bollato da eh, Doria, ancora il pallone che viene scodellato in mezzo, Simone di testa colpisce con buona intenzione ma con scarso effetto per quanto riguarda l'efficacia perché la palla finisce lontana dai pali della porta eh, difesa da Gianmarco Lombardo. Annotiamo l'assenza oggi dei raccattapalle, oggi c'è la vittoria delle madri premurose che non fanno andare a cattapalle in campo quando piove e noi salutiamo i nostri amici giovani e giovanissimi del Monte Paone che con la loro scuola calcio fanno ogni giorno passi da giganti. Il tocco vede ora Mellace appoggiare per Conidi e poi per Fiorentino si muove la ragnatela dei giocatori anche senza palla del Monte Paone con apertura di Mellace, appunto precisissima per Doria che si appoggia poi su Canni stra scarpette rosse che non si abbinano tanto col giallo e il verde della divisa. Tocco per Mellace, apertura ancora larga per Fiorentino. Stop di Fiorentino, elegantissimo, palla in mezzo, Marco Voci mezza giravolta al centro dell'aria, tanti applausi ma nessuna segnatura in questo caso Marco Voce ha protetto la palla con il corpo e poi di destro ha cercato di piazzarla anche in questo caso il pallone è volato un po' troppo alto e toccherà ora a Furfaro ricominciare la trama offensiva del Caolonia che comunque non si è disunito dopo il gol e sta continuando la propria partita a testa alta e cercando di impensierire come ha fatto la difesa del Montepone. Di Achite fermato ancora con un tocco per Domenico voči e uh Mungo Mellace, ancora due tocchi e la palla finisce a Domenico Voci, finta forse una finta di troppo. Con Procopio che però poi si va a riprendere la palla strappandola dai piedi di eh, Simone. Giusta la segnalazione del vicinissimo eh, signore in azzurro signor Spizzirri. Che appunto assegna la punizione. Che toccherà ancora a Furfaro calciare è un po' lui il battitore libero delle punizioni dei calci di rinvio della squadra del Calogna. In questo momento si dispone con tre punti e mezzo in questa fase offensiva della partita di Achite elegante e bello lo stop di sinistro doppio passo ma di fronte a sé Fiorentino che non gli lascia appunto spazio ancora Nesci che recupera la palla pressato dal Manzukic Procopio che va appunto a recuperare il pallone in maniera fallosa secondo Spizzirri e quindi si riprenderà come punizione all'altezza dei 25-28 metri dal nostro monitor di servizio forse anche qualcosa in più siamo sui 30 eh, per quanto riguarda il caulone con Mazzone che probabilmente si prepara una, anche a calciare maniera, eh, cercando la soluzione di forza siamo giunti al 41 minuto Montepaone 1 Caolonia eh, 0 Mazzone chiede la distanza ma ci sono tutti 9 metri e eh, eh, 15 tocco per Furfaro che poi tenta il tiro da lontano e riparte ancora il Montepaone con Rullo ultimo uomo che appoggia per Furfaro che è un po' il leader in questo momento tocco per Diachite sulla sinistra alza la testa cerca il lancio in profondità, ma anche in questo caso Spizzirri interviene, ha visto qualcosa. Probabilmente ha visto un fuorigioco o un cattivo pensiero nella mente dell'attaccante del Caolonia e quindi assegna una punizione. Era difficile da vedere il fuorigioco in quell'occasione. Ecco che Lombardo riceve il pallone ancora lo controlla e poi va a cercare un Doria, lasciato abbastanza solo sulla fascia di competenze. Ancora Doria che cambia, ancora fronte di gioco. Molto bella questa azione del Montepone per Mungo. Fronte a sé capitannesci, doppio passo. Mungo si accentra, mette in mezzo il pallone. Ma c'è il signor Furfaro che blocca tutto e si fa poi rubare la palla ancora da Domenico Voci e Mungo si combatte in maniera decisa. Notiamo il presidente di Landro un po' arrabbiato, effettivamente presidente qua un bel calcione palla lontana. Eh, sì, sì, è così, purtroppo si è, si è, si è confuso un pochettino, quindi ha, ha creato una un potenziale azione da gol per il Monte Paone, quindi Bisogna stare attenti soprattutto che siamo sotto di un gol. Quindi. Calcio d'angolo, Domenico Voci per Mellace, apertura per Fiorentino, Achitelo va a contrare e la palla finisce in rimessa dal fondo. Quindi mentre annotiamo il quarto calcio d'angolo del eh, Montepone vediamo anche che... Eh, L'allenatore squillace del uh, Cologna ha creato un controschema sui calci d'angolo del uh, Montepone chiamando addirittura di Achite a contrarre uh, il giocatore fiorentino nel momento in cui riceve, riceve la palla. E ancora stop di petto di Cannistra che da Paparazzo. Paparazzo si allunga leggermente la palla, va a combattere con Bruzzese che però gliela ruba, lancia verso Mazzone ma lì c'è Cannistra che chiude tutto con il fisico e con l'esperienza e si appoggia poi all'indietro. Verso Lombardo, arriva alla grande sempre Bruzzese, ma il rilancio vede favorire Mungo, anzi, non esci che lo anticipa di fisico. Tocco per Commis, apertura verso Diachite che cerca di accelerare, ma viene anticipato da Lombardo che ha visto tutto, ha capito tutto ed è intervenuto. Fiorentino, tocco per Mungo, apertura no look ancora per Domenico Voci e qui ci pensa Furfaro, ma vediamo che Maurizio Vatrano si è arrabbiato. A me piacciono le aperture no look, Maurizio. Eh, piacciono però eh, il tocco finale, va calibrato, perché spesso eh, creiamo gli spazi, però poi il passaggio, eh, guardandolo qui, è semplice. Eh, però giustamente un giocatore, un gesto tecnico del genere non dovrebbe sbagliarlo. Intanto grazie Maurizio, il lancio di Bruzzese per Mazzone, ma era salita tutta la linea difensiva del Montepone, quindi giusta la segnalazione di fuorigioco. Questa volta non ci avvaliamo dei numerosi mezzi tecnici che abbiamo qui in tribuna stampa, si trattava di fuorigioco. Ancora Doria che controlla la palla, cerca di evitare 40, ma è un brutto cliente per Doria 40 e la palla finisce probabilmente in calcio d'angolo come decide il signor Spizzirri. Siamo agli ultimi 40 secondi del primo tempo. Il risultato è sempre di 1-0. Se non ci sarà recupero, probabilmente ci sarà soltanto il tempo per battere questo uh, calcio d'angolo. Vediamo uh, chi corre a batterlo, dovrebbe essere Vediamo uh, probabilmente Paparazzo, c'è vicino anche uh, Mellace lo riconosciamo più che altro dai guanti Paparazzo, il tocco è per Mellace che evita un paio di avversari, si trattava infatti di Domenico Voci, non di Paparazzo, e la palla viene rubata dal Cauloni, ripartenza 3 contro 4 in velocità, 40, cerca di favorire Mazzone, spalla contro spalla con Domenico Voci e la palla finisce rimessa laterale. Due probabilmente minuti di recupero assegnati da uh, Spizzirri, uh, i primi 12 secondi sono già andati via, il pallone viene messo in mezzo, probabilmente colpito forse con la mano elegante di Achitè ruba palla salta un avversario entra in aria cerca il numero di Achitè alla grande ha saltato tre avversari come Birilli ma poi si è chiusa la ragnatela grazie anche a Gianmarco Lombardo della difesa del Montepone ma questo Caolonia sicuramente non è remissivo come si poteva pensare per, vedendo l'ultima squadra in classifica anzi non più ultima visto che c'è il Tropea il tocco di Fiorentino porta la palla in calcio d'angolo e ci sarà appunto un ultima opportunità perché siamo al 46 minuto con il Caolonia che si proietta in attacco vediamo ora chi andrà a battere eh, dovrebbe trattarsi di Mazzone se lo riconosciamo dal modo di correre, ecco è proprio Mazzone. Tutto il Caulonia ad esclusione eh, di 40 all'interno dell'area eh, dell di rigore. Parte Mazzone, anche lui si pone la palla come spesso fanno in molti, un po' lontana dalla lunetta del calcio d'angolo, parabola arcuata. Colpo di testa di eh, Marco Voci a eh, liberare l'aria con 40 che recupera ancora la palla in mezzo. Chiama tutti al, all'ordine: Marco Lombardo e poi fa ripartire in direzione Mungo, ma c'è Nesci che riesce a chiudere questa opportunità. Vediamo ancora Mungo deciso su Simone, questa è l'entrata, si sì, dispalla ma forse troppo decisa e quindi si riprenderà con una punizione con un Caolonia che sta anche in 10, comunque gestendo la partita cercando di dimostrare di avere voglia e forse anche forza di recuperare il risultato che lo vede soccombere per 1-0. Sarà Fulfaro a calciare di destro alla ricerca della testa di un compagno. La palla arriva verso di Achite che stoppa di petto, Ne esce di prima intenzione, la palla finisce in calcio d'angolo ma non ci sarà tempo per batterla perché il signor Spizzirri manda tutti a prendere un te caldo e quindi ricordando il finale del primo tempo Montepaone 1, Caolonia 0, rimandiamo tutti i telespettatori dopo essersi riposati a gustarsi anche la seconda frazione di gioco. Ricevitoria Gerace, a Montepone Da noi puoi giocare Super Era 8, Toto Goal, Toto Calcio, Tris Giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Su di noi puoi scommetterci. ed è con questo meraviglioso arcobaleno che si staglia nel cielo di Montepaone che vi diamo il benvenuti per il secondo tempo della partita di calcio tra Real Montepaone e Caolonia ringraziamo Pasquale Lentini, animo romantico che è andato a prendere questo arcobaleno, speriamo che non continui a piovere e vediamo il signor Spizziri, l'arbitro di Cosenza che è il più veloce ad andare a verificare che tutte le reti siano a posto, mentre si sta riempiendo di nuovo la tribuna stampa e stanno con calma e tranquillità i giocatori, tutti gli atleti appunto che partecipano a questa partita, che vede il Monte prevalere con rete di Marco Voci sul rigore al 32esimo sul Caolonia, appunto per 1-0. E quindi si ricompongono eh, le squadre, diamo lettura alle formazioni. Ricordando che il Caolonia ha visto l'espulsione di Ieraci in occasione del gol perché ha toccato di mano, impedendo che la palla nell'azione precedente finisse in rete, e quindi il Caolonia schiera Monta. Leone 40 eh, Nesci Commisso, Furfaro non più ieraci e Chiera, eh, che però è stato sostituito da Rullo, Bruzzese, Mazzone, Simone e Diachite. Mentre il Monte Paone, che pure ha effettuato la sostituzione di Bassi de Masi con Canistra, schiera quindi Lombardo Fiorentino Doria, Mellace con i di Canistra, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo e Domenico Voci. e Quindi si riprenderà a brevissimo. Vediamo che l'arbitro ha espletato tutti i controlli. Non dovrebbero esserci altre. Sostituzioni alle viste, quindi queste sono le formazioni che giocheranno questa seconda uh, frazione di gioco e. Eh... Appunto attendiamo soltanto che il CEO Spizzirri abbia tutti i collaboratori che gli spettano, gli assistenti di parte eh, sul, posizionati con le bandierine. L'ultimo a entrare sono Mellace e Domenico Voci. Mellace che ha scambiato ancora qualche parola con eh, mister Pisano che sappiamo bene, come spesso ci racconta anche Maurizio Vatrano, che eh, è sempre preoccupato che ci possa essere dei cali di tensione soprattutto quando la partita è soltanto sull'1-0. Questo chiaramente dal punto di vista del... Montepaone. Siamo tutti pronti con i nostri cronometri ad aspettare il signor Spizzirri e a far partire questo secondo tempo che appunto vede il Montepaone attaccare da destra verso sinistra e quindi a questo punto non chiedetemi da dove attacca il Caolonia. Ecco ancora Mellace che allarga il pallone si inserisce però uh, il difensore del, uh, del Caolonia ma recupera ancora il Montepaone che si è stabilito subito nella metà campo della squadra ospite. Colpo di tacco di Paparazzo riceve uh, Procopio ma si inserisce molto bene a sua volta Furfaro e allarga poi Pernesci che si appoggia su Diachité che cerca di far ripartire l'azione intercettando però da fiorentino. Tocco morbido per mellace, la palla scivola verso Domenico Voci e poi per Cannistrà che continua a giocare a causa dei noti problemi al dito con avvistosa fasciatura, facciamo l'imbocca al lupo, appunto a Cannistrà. Dicevamo Maurizio che quindi Bassi de Masi era febbricitante, quindi non si è trattato di un problema muscolare. Penso più sia per, la, per il primo motivo, perché già da ieri il ragazzo ha accusato una febbre abbastanza importante, diciamo, 37-38 gradi, per prima di una gara è sempre un qualcosa da tenere in considerazione. Io con 37-38 non andavo a scuola per quasi dieci giorni, quindi figurati, di Achite, il tocco è per Mazzone, si chiude ancora il Montepone, riceve Procopio che tocca lateralmente verso Marco Voci che cerca di andarsene in velocità, però a 40 di fronte a sé che cerca di bloccarlo, il lancio è verso eh, Doria ma poi la chiusura di Rullo ancora permette però al Montepone di ripartire dall'altra parte con Fiorentino, eh, evita l'intervento di Diachite, ancora Fiorentino per Paparazzo, poi per eh, Domenico. Chiuso con decisione ma senza fallo, ma è ancora il Montepaone che si affida ai piedi di Mellace che di esterno destro eh, lancia verso Doria, punta l'avversario il numero eh, il numero. 3 uh, del, uh, del Monte Paone, la palla finisce però nell'altra zona dove c'è l'altro. Numero 3, Nesci che rinvia verso uh, Mazzone, chiusura di petto di Canistrà, non si passa da quel lato con Mellace che nel cerchio di centrocampo ancora si allarga in uh, direzione di Doria, riceve la palla, la scambia con uh, Canistrà ancora per Mellace. Il Monte Paone ragiona. Taglio di uh, Domenico Voce, anzi di Mungo che chiedeva palla, non uh, filtra la sfera ed è ancora Canistrà. Che si frappone di fisico, col petto, stoppa la palla, allarga verso Fiorentino. Si è creato uno spazio sulla fascia destra. Mungo ritorna, riceve palla, apre lo spazio per Domenico Voci, palla in mezzo. Ci pensa ancora Furfaro che da solo sta reggendo l'intera difesa del Caolonia a mettere in rimessa laterale. Salutiamo il vicepresidente Di Landro anche nel secondo tempo. Vicepresidente, voi avete parecchi comunque giovani, vedo qui alcuni anche con loro. Ehm, siete una squadra anche multietnica. Sfruttate la presenza di Riace, presumibilmente vicino a voi. Sì, ma anche a Caulonia c'è una comunità insomma, che accoglie questi ragazzi, quindi credo sia una bella cosa. Insomma. Da tifoso le chiedo: sono anche bravi? Sì, 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 sono molto bravi, sì, sì. Ecco intanto che esce con decisione Montepaone, cadono su di lui in due, uno è anche Furfaro che sicuramente non è un peso piuma e Montepaone fa sua la palla e la conquista e si riprenderà con una punizione. E a questo punto abbiamo anche una presenza femminile, signorina, nome, età e per chi tifi. Mi chiamo Carmen, e... tipo per il Montepaone e ho 9 anni. Grazie Carmen, benvenuta qui in tribuna stampa. Intanto Mazzone si scontra con Cannistra e la palla finisce in rimessa laterale, sarà di competenza del, del Caolonia e ci pensa 40 che è un terzino roccioso ma anche probabilmente dotato tecnicamente che sta reggendo molto bene l'urto sulla fascia di competenza, ora è qui sotto la tribuna. Mazzone cerca di andarsene in dribbling, cade da solo, il passaggio vede Simone che recupera ancora sul Furfaro che evita il ritorno di Mungo con Mazzone e Doria che combattono e alla fine la ragnatela della difesa del Montepaone alla meglio con Simone e Domenico Vosci che a loro volta fanno un po' sportellate però poi recuperano e appoggia la palla proprio Simone a Commisso che si allarga su Capitan Nesci che riceve il pallone, alza la testa cerca di ragionare ma ancora una volta il Montepaone con il suo gioco fraseggiato che esce fuori paparazzo per Marco Vosci che è tornato un po' indietro per irretire probabilmente Probabilmente il marcatore diretto. Scambio con Mellace, appoggia per Cannistra e. Ci eravamo dimenticati di Lombardo, deve toccare anche lui la palla se no l'azione non può avere il via. E quindi ecco che Lombardo eh, appoggia per eh, Conidi, ancora eh, l'estremo difensore del Montepaone che riceve palla e con i piedi che sicuramente sono da calciatore, non da portiere come si diceva una volta, eh, lancia per Doria. Cannistrà Mellace, il Montepaone ragiona e cerca di alzare il baricentro, scambio che però vede Comisto inserirsi e appoggiare a sua volta per eh, Diachite mentre vari elementi della panchina del Cavolone si stanno risca riscaldando Diachite ancora elegantemente in dribbling il lancio vede eh, la palla scivolare nella zona di Lombardo e quindi riprende ancora il Montepaone quando siamo al quinto minuto di gioco del secondo tempo quindi cinquantesimo in corso e il risultato ancora di 1-0 in favore del Montepaone che imposta ancora una volta la propria trama offensiva con Fiorentino e Conidi eh, eh, Paparazzo il capitano riceve e allarga verso Canni tutto il Montepaone sale geometricamente così come vuole mister Pisano. Lancio in profondità a cercare Procopio che pressa Rullo, recupera il pallone ma lo, se lo porta poi in rimessa dal fondo e quindi la penetrazione di Procopio non ha sortito effetti positivi. Vediamo che Spizzirri chiede qualcosa, non si sa chi, non si sa come, anzi ha chiamato a sé i due capitani. E probabilmente stanno prendendo accordi per una pizza di questa sera, anzi, no, è Spizzirri che fa sentire la propria personalità e quindi richiama uh, i due capitani. Mimmo Cosentino, che cosa può pensare un arbitro di così importante da dire subito ai due capitani? Ma molto probabilmente ha visto che qualcosa è cambiato, molto probabilmente sul uh, gioco un po' falloso che in questi, momento, in questi minuti abbiamo visto diciamo, delle azioni un po' fallose magari li avrà richiamate, fra richiamati i capitani per richiamare i propri giocatori. Perfetta, ecco un'analisi precisa, quindi abbiamo capito anche noi cosa ha detto Spizziri ai due capitani. Intanto il pallone finisce nella zona di eh, Fiorentino che viene anticipato dagli Achitè, poi è Conidi che rimette la palla lontano, si gioca un po' eh, senza molto ordine, ci penserà ora Mellace di esterno, ma il lancio eh, filtra, non raccoglie 40, ci pensa Rullo e ancora cercano di Achitè che probabilmente è il punto di riferimento in attacco da poi eh, appoggiare alla potenza di fuoco di Mazzone che sicuramente è un giocatore almeno dalla struttura un po' all'amiccoli un giocatore di quelli che reggono da soli eh, anche loro l'urto del peso dell'attacco dell riceve palla Procopio lo scambio vede un combattimento con eh, Simone che eh, subisce fallo scivola perché noi lo vediamo da lontano ma il campo sicuramente non sarà proprio l'ideale a meno che non, bisogna, non sia necessario cambiare i tacchetti. Ecco che Nesci raccoglie il pallone, lo fa scorrere per Ha di fronte a sé Fiorentino, mette in mezzo il pallone, cercava il numero Mazzone ma ci pensa Cannistra a ribattere con Fiorentino che gli appoggia ancora la palla. Eh, non si stanca Simone di andare a pressare insieme a Diacchitea ma Mellace scambia ancora con Cannistra, freddezza e personalità dei difensori del Montepone e tocco verso Domenico Voci. Chiuso però da un Caolonia che pur giocando in 10 non ne dà sicuramente eh, vista del fatto di essere un in meno e soprattutto è sceso in campo a giocarsi la sua partita. Ecco che Paparazzo si allarga per Doria che parte in velocità, cerca di andarsene, viene fermato da 40, scambio con Bruzzese, ancora 40, Mazzone, eh, equilibrio precario ma tocco per Simone, apertura per Diacchitè, forse in fuorigioco ma se magari di poco, mette in mezzo il pallone eh, di Diacchitè e la palla finisce. E in out. Maurizio eh, Vatrano, ma siamo sempre 11 contro 10 eh, Da questi primi minuti non sembra però già nel primo tempo mi ero accorto che comunque è una squadra viva questa del Caoloni eh, penso che col passare, col trascorrere dei minuti comunque le energie de, degli ospiti dovrebbero calare Mentre non calano mai quelle dei giocatori del Monte Paone che hanno fiato, sembra da quello che mi dice fuori onda Mr. Maurizio Vatrano, per 150 minuti. Parte in velocità Mungo, eh, Fulfaro lo stende e questa volta vediamo il cartellino giallo legittimo da parte di eh, Spizzirri che interviene. Eh, dobbiamo notare che Furfaro ha fatto un intervento non cattivo ma eh, appunto doveva fermarlo in qualche maniera a Mungo che essendo di stazza minore probabilmente poteva prenderlo in velocità. Siamo nel, in una zona di campo a ridosso dei 20 metri, però defilati sulla destra del settore d'attacco del Montepaone. Vediamo che probabilmente sarà Cannistra che si sta preparando il pallone a calciare, mentre eh, Marco Voci dà indicazioni anche a Doria di fare da ultimo uomo insieme a Fiorentino su, uh, su Mazzone. E Quindi, se sono in due a fare gli ultimi uomini, non siamo più in questa tipologia di posizione. E intanto vediamo chi viene mandato in campo. Dovrebbe trattarsi di Murdocco. Ora chiederemo conferma al vicepresidente di Landro. Ecco che. Quando siamo al decimo minuto del secondo tempo, uh, mister Giampiero Squillace in campo Murdocco, probabilmente a uscire dovrebbe essere Bruzzese, ho indovinato vicepresidente? Sì, sì, esce Bruzzese entra Murdocco, credo cambierà anche qualcosa a livello tattico, quindi... No... Ma aspettiamo, ce lo godiamo piano piano e quindi Murdocco quando siamo al decimo del secondo tempo con Cannistra che si prepara appunto a calciare, noi annotiamo l'uscita eh, di eh, Bruzzese. E ora poi chiederemo al vicepresidente eh, di cosa si tratta, ma vediamo prima questo schema su punizione. C'è anche Paparazzo vicino a Cannistra, ma dovrebbe essere proprio quest'ultimo a, a calciare. Autore in questa stagione di due reti Cannistrà, vediamo se di destro con Monteleone che si è preparato la barriera. Parte Cannistrà, parabola potente, anzi, più che una parabola, un vero e proprio tiro che però non c'entra allo specchio della porta. Vicepresidente di Lando, diciamo questa mossa Murdocco-Bruzzese? Sì, no, volevo aggiungere che mh, ricordo ora che Bruzzese non stava benissimo fisicamente, quindi molto probabilmente può essere stato anche un risentimento muscolare, quindi ha voluto. E quindi, e quindi anche in questo caso potrebbe essere un problema di salute. Del resto fa freddo, lo soffriamo noi qui in Tribuna Stampa, figuriamoci i giocatori in campo. Tocca sempre a Furfaro, neo ammonito. Eh, calciare la palla sbatte su più giocatori. Domenico Voci la recupera. Paparazzo la allarga per la proiezione di Doria, che se ne va in bello stile. Tocco verso Marco Voci, arriva di fronte a Serullo, mette in mezzo il pallone, non riesce a calciare con la necessaria potenza. Riparte subito il Caolonia con. 40, intercettato il passaggio che andava verso Mazzone da parte di Mellace e quindi rimessa laterale in favore del Caolonia con Diachite che chiede palla a uh, 40. Probabilmente troppo entusiasmo da parte di Diachite che ha un po' cambiato la posizione tattica assegnata dal, uh, dal Mister, ma sicuramente anche voglia di fare e fare bene. Mentre uno che fa bene sempre è Cannistra che blocca la proiezione offensiva di uh, Mazzone, scambia poi con Lombardo, riceve il pallone ancora uno scambio con Lombardo per rendere vano il pressing effettuato da Mazzone, ma il lancio viene intercettato, il lancio di Lombardo da parte di Simone che però non vede nessun compagno, allora si affida a 40, 40 alza la testa, finta il cross e viene contratto dall'intervento di Domenico Voci con palla che finisce in rimessa laterale e viene subito recuperata da, proprio da 40. Ecco che eh, Pisano e Squillace si, si parlano probabilmente sul sistema di recupero dei palloni, ma sicuramente non c'è niente da dire. E anzi, sono comparsi anche alcuni raccattapalle. Finita la pioggia, arrivano i raccattapalle. Il tocco per Mazzone che ruba il pallone ha di fronte a sé Paparazzo, evita anche l'intervento di Doria. Si porta quasi al cross, evita per la seconda volta Paparazzo. Mette in mezzo, non riesce a essere stabile. Commisso il tocco di rinvio di Cannistrà con Diachité che arriva, ma arriva prima di lui. Fiorentino E questo Caulonia, sicuramente non è mai domo, contiamoli i giocatori, sono nove in questo momento in campo, ma stanno sicuramente eh, spronandosi a vicenda per poter eh, rendere faticosa questa partita del Monte Paone, che continua però ad avere un gol di vantaggio. Recupera ancora Di Achitè, evita il ritorno di Mungo, mette in mezzo, ma c'è. Conidi che controlla Diacitec va a pressare anche Conidi, Fiorentino e Conidi però evitano il ritorno del giocatore numero 11 del uh, Caolonia e il lancio è poi per Procopio che fa rimbalzare il pallone sull'erba viscida e uh, vede la palla uscire fuori. Rullo riceve il pallone, lancio in profondità a cercare un compagno defilato sulla sinistra che tocca poi per Diacitec che cerca di evitare gli avversari, ne salta uno o meglio lo evita, si tratta di Mellace. Appoggia verso Commisso che non riesce ad avere un giusto posizionamento visto che si trova proprio nella zona di campo più scivolosa. E recupera però Lombardo un tiro che poteva essere pericoloso solo se in caso di sviste oppure di scivolamenti sull'erba. E ancora Commisso con Mellace che evita che la palla finisca a Murdocco. Ma questo Caulonia sta suonando la carica e più di tutti probabilmente la suona 40 che va a recuperare da solo il pallone e si prepara appunto alla rimessa. Laterale con Diachite che ancora gli chiede il pallone, Mazzone però lo riceve, cerca di portarselo in profondità, trova l'opposizione di Canistra e il calcio d'angolo in favore del eh, Caolonia. Quando siamo giunti al quattro, quattordicesimo minuto di gioco del secondo tempo, secondo calcio d'angolo della partita, primo del secondo tempo per il Caolonia con Mazzone e con tutti gli altri giocatori e la squadra ospite che si vanno a posizionare al centro dell'area di rigore. Parabola lunga, Diachite cerca di saltare, commette Pallo Appunto su Marco Voci e si riprenderà con una punizione mentre Mister Pisano, così anche per dare la sveglia ai suoi, manda a scaldare tutta l'intera panchina. Complimenti, vicepresidente. Un caolonia che assolutamente ci appare volitivo e che è mai domo. Sì, 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 assolutamente. Nonostante, anzi, forse proprio dopo l'espulsione, ha, ha continuato, diciamo, a, a tirare fuori la grinta. Sta giocando con grande grinta, spazio. Speriamo di ottenere almeno questo gol del pareggio perché molto probabilmente lo meritano. E il Calonia ci crede, vediamo il Montepone con Domenico Voci che allarga verso Doria che però viene chiuso da Murdocco in recupero difensivo. Forse probabilmente sull'erba bagnata non scorre nella maniera ottimale il pallone. E quindi Doria non è potuto arrivare all'appuntamento con la sfera nei modi eh, che prevedeva. Ecco che Mellace riceve la palla, si appoggia addirittura a Lombardo così per far salire tutto il Calonia. Ed è un bel vedere questo 4-4-1 di Mister Squillac che praticamente si muove con buona sintonia recupera Simone, lancia in profondità verso uh, Mazzone ma in maniera imprecisa ecco che Doria eh, riceve il pallone a 40 che gli va a mordere le caviglie, si deve appoggiare su Cannistra che poi rilancia in direzione di Procopio, Procopio in lotta con Rullo, Rullo che protegge il pallone col fisico e poi lo mette in rimessa laterale con Procopio che eh, lo tampinava da vicino sarà una rimessa laterale affidata a Doria con tutto il Montepaone che ora incomincia a salire, vediamo Conidi e Canistra che restano nelle le trovie e Lombardo che sale in una posizione di eh, trequartista arretrato quasi, Mellace la, eh, lancia il pallone, esce Mungo ma esce prima Monte Leone. Mungo lo colpisce da, sullo slancio si scontrano i due, giusta l'interruzione con il fischio da parte di Spizziri perché in questi casi potrebbe esserci qualcosa di pericoloso qualche danno alle teste e quindi meglio eh, intervenire su con Spizzirri che va a dialogare con Furfaro e con Capitan Nesci. Maurizio Vatrano, il Montepone comunque sta gestendo territorialmente la partita. Qualche preoccupazione per il solo gol di vantaggio? Quello ci deve essere sempre, infatti, una squadra che comunque cerca di combattere per il primato non può stare lì sul golletto di vantaggio. Normale che deve legittimare e mettere subito in cassaforte il risultato, almeno con due gol di scarto. Intanto buona chiusura tra Furfaro, Murdocco e Rullo, è proprio quest'ultimo che riceve ancora la palla, ma gli viene rubata da uh, Domenico Voci che si muove su tutto il fronte d'attacco. Ancora una volta è Furfaro che si appoggia poi su Commisso, cerca di andarsene, viene stesso da Paparazzo e quindi giusta la segnalazione da parte di uh, Spizzirri e di Cosenza che non sta arbitrando effettivamente male. Uh, sarà ancora Furfaro che suona a sua volta la carica con uh, Commisso che ha un po' alzato il baricentro della propria azione portando. Portandosi molto vicino agli attaccanti della sua squadra, ancora Domenico Vosci, Paparazzo se ne vanno nello stretto i due. Domenico Vosci recupera il pallone, appoggia per Cannistra che poi apre per lo stesso Paparazzo un colpo, ma si apre ancora la difesa del Caolonia. Arriva Doria che finta, mette in mezzo un desterno. Marco Vosci, palo di Marco Vosci sulla corta ribattuta di. Monteleone, ma attenzione, una partita che crea molto entusiasmo, Murdocco anticipa Cannistra e questa volta Marco Voce ha tirato a botta sicura, era praticamente un rigore e ha preso il palo dopo che Monteleone aveva ribattuto però in maniera imperfetta una palla filtrante all'interno dell'area di rigore. Il Montepone quindi pigia sull'acceleratore al diciannovesimo minuto di gioco con Cannistra e con Idi che scambiano, Murdocco che viene, anzi Mazzone che viene risucchiato in questa fitta ragnatela di scambi. E con Lombardo che chiede palla la riceve ed esce addirittura fuori dall'area di rigore prima di calciare in favore di Doria Doria di prima cerca Procopio buono l'intervento di 40 che interrompe la trama offensiva della squadra di mister Pisano e ancora Doria per Mellace si gioca molto bene nonostante il campo sia molto viscido a causa della pioggia Nesci e Fiorentino con Mungo che mette la palla in mezzo Monteleone Arriva sul pallone, lo blocca in maniera esteticamente non perfetta, ma sicuramente comunque positiva. Con eh, qualche risentimento per Marco Voci, almeno dal piede destro, ma niente di grave per quanto riguarda il bomber, che oggi è arrivato in doppia cifra al decimo gol in questo campionato. Ricordiamo che per quanto riguarda i eh, golfatti forse l'avevamo già accennato in precedenza il Caolonia è più prolifico eh, fuori casa che tra le muramiche. Ecco che riceve ancora Diachite, cerca di girarsi ma viene chiuso, recupera ancora il pallone gli viene rubata la palla dal duo eh, Conidi-Domenico Voci, ancora Marco Voci che riceve, eh, cerca di evitare 40, protegge il pallone lo scambia con Doria e ancora Doria che pettina la palla e poi la tocca per Coniri, attenzione perché la domenica precedente un'azione del genere ha causato oh, un gol da, uh, subito dal Montepone e ancora Mellace, ma non riesce a uscire fuori il Montepone perché il Caolonia eh, con grandi doti agonistiche e di fiato sta pressando nonostante l'uomo in meno. Ecco che si prepara eh, 40 a effettuare la rimessa, ma Spizzirri dice qualcosa. Attenzione. Ha notato qualcosa che è sfuggito anche a noi, Spizzirri. Mimmo, cosa ha notato Spizzirri? Ah, non, lo, non lo sa Mimmo, quindi se non l'ha notato neanche Mimmo, questo è proprio personale di Spizzirri. Il lancio per Conidi che rinvia con Commiso che, eh, che recupera la palla e intanto un tiro pericoloso, mentre invece ho sentito la risposta da parte di qualcuno. Vediamo eh, Migliaresi, abbiamo detto. Diccelo tu perché noi non vedevamo, tu sei giovane. Si era tolto il parastinco e l'arbitro ha interrotto il gioco, ha fatto ribattere la, la rimessa laterale. Perfetto, ringraziamo il nostro giovane giocatore del Monte Paone, penso. Che categoria? Pulcini convocati nei esordienti. Quello è importante, quando ti convocano gli esordienti significa che veramente vali e soprattutto che i parastinchi non vanno dimenticati perché poi sono questi ragazzi che a volte ci insegnano delle cose, anche se Maurizio io ai miei tempi non ho mai avuto i parastinchi. Eh, neanche io, era già tanto se riuscivamo ad avere le, le scarpette in, in buone condizioni. O almeno due scarpette, ecco che uh, il tocco è per uh, la rimessa: è di 40 con Mazzone che protegge il pallone, cerca di andarsene, ma sono già in due su di lui. Alla fine, Paparazzo gli strappa il pallone dai piedi. Doria lo protegge, tocca per Domenico Voci. Si gioca in un fazzoletto. Mazzone ancora recupera, esce bene con Idi, ma la palla si impenna e finisce a Nesci. Non precisissimo il controllo, si appoggia su Commisso, scambia eludendo l'intervento sia di Domenico Voci che di Mungo. Ancora Commisso per Diachitè, defilato sulla sinistra. Punta l'avversario, ne punta un altro alla fine si mettono in tre per, firmare, per fermare Di Akite. e qui poteva esserci una segnalazione di fallo. Ma Spizziri fa notare che punisce il fallo precedente prima che Di Achite eh, cadesse a ridosso proprio dell'area di rigore. Comunque Di Akite è un giocatore che quando punta l'avversario ha delle doti eh, tecniche veramente interessanti. Quindi si riprenderà con una punizione. Vediamo eh, Mazzone. Sono in tre che si pongono, c'è anche Murdocco. se non Vado errato, vediamo chi calcerà mentre scendono i lunghi, Nesci, Furfaro, lo stesso Commisso e Diachite che vanno al, al centro dell'aria, probabilmente in preparazione di uno schema. Ecco che Mazzone ha parlato, ha detto qualcosa al compagno che dovrebbe essere comunque Simone. Vediamo chi calcerà, parte direttamente Mazzone, palla pericolosa, viene colpita e poi alla fine sul tocco di commisso ci pensa Lombardo a mettere le sue manone sulla sfera e evitare qualunque altro tipo di pericolo. 23 minuto, 17 secondi. E fate voi per i decimi e i centesimi. Il risultato vede sempre il Montepone in vantaggio per 1-0. Ma un Caolonia che ha iniziato il secondo tempo in maniera arrembante. Sicuramente eh, mettendo in qualche difficoltà tutti gli schemi tecnici e tattici del Montepone. Che ora riparte con Domenico Voci che alza la testa, però si affida poi a Paparazzo. Ancora pressing di Simone. Apertura verso Fiorentino. Si allarga il gioco, sfruttando quindi la superiorità numerica. Il tocco in profondità per Salvatore. Procopio che però viene intercettato alla difesa del Caolonia, ancora Di Achite che punta Fiorentino, ha di fronte a sé De Wall e quindi si deve accentrare, cercando di cambiare fronte di gioco. Alla fine tocca brillantemente per Mazzone, Murdocco, apertura verso Simone, la palla si impenna e Fiorentino colpisce di testa, ma Simone la recupera ancora, chiede da destra il pallone di Achite, ormai gioca a tutto campo il colore de 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 del del Bisogna vedere se è per scelta sua o scelta dell'allenatore e ancora Simone che se ne va in serpentina di fronte a sé su quella fascia eh, Fiorentino mette in mezzo per Murdocco, chiude con Idi senza usare le mani per evitare qualsiasi possibilità di eh, farlo appunto di mano. La palla si impegna e fischia eh, Spizzirri. Eh, Vicepresidente di Landro, questo di Achite comunque è anche un futuro investimento. Assolutamente sì, speriamo, speriamo continui insomma, a giocare e a migliorare anche perché. Per quest'anno ma anche per i prossimi anni potrebbe essere un buon, uh, un buon innesto. E quindi vediamo intanto che Spizzirri uh, fa ripetere la punizione perché non era convinto del posizionamento della sfera. E quindi si riprende col tocco di Lombardo per Conidi che da Lombardo che probabilmente calcerà a lungo, cercando di superare la metà campo. Nella zona dove c'è Peronesci che non colpisce di testa, non la colpisce neanche uh, Mungo. E quindi la palla finisce in rimessa laterale. 25 minuto. Commisso riceve palla, viene intercettato il suo tocco da Paparazzo, poi per Domenico Voci che lascia Marco Voci che evita 40, ancora tampinato dal numero 2 del Caolonia il tocco è per Mungo, il pallone gli rimbalza forse in maniera falsa se ne va molto bene Mungo viene steso da Commisso e a questo punto Spizzirri forse se arbitrava con lo stesso metro del primo tempo avrebbe dovuto eh, tirar fuori il cartellino giallo probabilmente è consapevole che la partita comunque si sta orientando verso un binario di correttezza e quindi fischia soltanto la punizione in favore del Montepaone con Benito Mungo che va a contare un po' i passi così come fa Pianic nella Juventus e si prepara appunto a calciare. Sono in parecchi, tutti in un metro quadrato, i giocatori sia dell'una che dell'altra squadra all'altezza del limite dell'area di rigore. Vediamo, anzi no, si tratta di Paparazzo che effettuerà questo, questa punizione, questo calcio dai 40 metri. Palla radente, Furfaro colpisce di testa, Nesci ribatte, Procopio cerca la rovesciata, Mungo mette ancora in mezzo e poi alla fine Monteleone Monte recupera con tranquillità il pallone. Anche qui si trattava eh, di uno schema orchestrato dal primo tocco di Capitan Paparazzo. Monteleone chiede ai suoi di salire prima di calciare in profondità, la palla arriva verso Mazzone, di testa suggerisce per Diachité, Diachité recupera il pallone, punta ancora l'avversario, doppio, doppio passo, finta, cerca di far filtrare la palla, Mazzone la riceve, ora è dentro l'aria, si appoggia ancora su Diachité, ancora un paio di eleganti eh, tocchi, non è fuori gioco secondo Spizzirri, il tiro cross di Mazzone finisce tra le braccia di Lombardo, una di quelle parate che sembrano facili ma che sicuramente in caso di errore Uh, creano problemi al portiere È ancora Doria che punta l'avversario e poi si appoggia facendo di tutta la squadra tramite paparazzo e uh, Cannistrae ancora il lancio poi a favorire uh, Fiorentino che tocca per Domenico Voci che evita l'intervento di Simone appoggia per Mungo che se ne va ancora con eleganza su due avversari Domenico Voci riceve palla penetra la destra arriva il pallone tocco Marco Voci con un tocco alla Paolo Rossi anticipa 40, la mette dentro nell'angolino e suggella al ventisettesimo minuto di gioco quel 2-0 che il Monte Paone cercava con calma, con molta calma, tanto da far temere una risalita del Caolonia. Ecco che Spizzirri va. A rampognare anche eh, il raccattapalle che era andato giustamente ad abbracciare eh, Marco Voci, doppietta del bomber e questa, a questo punto il Caulonia in inferiorità numerica sicuramente non vede premiati i suoi sforzi se non con la stima che ha acquisito per questo suo modo di, appro di approcciarsi alla gara eh, da parte di tutti gli spettatori qui del Frabotto Mannis. E intanto Marco Voci, abbracciato dai suoi, eh, chiede anche ai raccattapalle di andare via perché Spizzilli non vuole raccattapalle vuole che i palloni si perdano così in fondo eh, al campo e quindi via, via tutti i ragazzi, dice Spizzirri, 2-0 e si ricomincerà ora che ci stiamo approcciando all'ultimo quarto d'ora di gioco siamo al ventottesimo e 34 secondi quindi Maurizio Vatrano, via raccattapalle, Spizzirri ha un'antipatia personale eh, ma almeno ci fosse una, un metro di misura omogeneo tra i vari arbitri eh, comunque, i ragazzini non rappresentano sicuramente una minaccia, eh, anzi, dovrebbe essere l'opposto. Intanto, noi vediamo che qui la tribuna si è affollata, c'è anche Mister Valsecchi che salutiamo, un altro esperto di calcio presente qui sul Frabotto Mannis. Si sta discutendo su cosa debba accadere una volta i raccattapalle, mentre invece, probabilmente, si sta riscaldando Ursino. Vediamo al ventinovesimo minuto di gioco. Ecco, spizzirisci un momento. C'è anche Ursino che deve entrare, e quindi anzi. Vediamo che sta per uscire Commisso ed entrerà appunto Ursino. Un'altra mossa tattica di Mister Squillace. Trentesimo minuto di gioco. Esce eh, Commisso, che non ha assolutamente demeritato, ed entra Ursino. Probabilmente un giovane che a questo punto il mister del Caulonia vuole lanciare. Perché è giusto anche dare del minutaggio ai più giovani. Vicepresidente è così. Sì, sì, è un 2000 mi pare, o 2001, un ragazzino molto promettente, molto bravo. Vediamo, non, non, a questo punto è difficile insomma ribaltare il risultato, però vediamo cosa, cosa farà. E noi siamo dalla parte dei millennials che praticamente sono un po' la novità di questo campionato perché nati nel 2000 l'anno scorso avevano 17 anni ora ne hanno 18 e ci piacciono tutti questi giovani. Paparazzo alza ancora il pallone con Furfaro che va a fare a sportellate con Domenico Voci, ha chiaramente la meglio perché Furfaro oggi ha giocato una partita importante e vediamo proprio Ursino che però deve ancora familiarizzare col campo, era nella zona forse più fangosa dell'intero rettangolo di gioco con 40 che recupera ancora il pallone Re... glielo ruba Doria ma in maniera non corretta secondo il signor Spizzirri e quindi si riprenderà con la punizione, indovinate voi chi la batte sicuramente il destro di Furfaro il lancio vede arpionare la palla tra Murdocco e Simone ma lì c'è anche Benito Mungo che appoggia per Domenico Voci, se ne va in velocità questa volta troppo lungo il tocco per Procopio e mister Pisano si è arrabbiato, sul due 0 partita probabilmente in freezer è giusto arrabbiarsi per un passaggio sbagliato. Maurizio? Eh, bisogna sempre far notare l'errore ai ragazzi perché questa leggerezza in altre occasioni, in altre partite possono costare molto care. Nel senso che quando ci sono gli spazi sfruttarli eh, anche perché eh, sono delle giocate abbastanza semplici eh, bisognerebbe comunque concretizzarle. Ecco ancora Paparazzo Cannistra si discute di calcio tra i piedi di questi giocatori sicuramente sapienti ecco che Paparazzo ancora si allarga poi evita anche Mellace con Ursino che cerca di rubare palla alla fine è Mellace che stoppa il pallone di esterno destro lo mette in profondità troppo in profondità e la palla finisce a Monteleone che effettuerà appunto il rinvio. 31 minuto, anzi 32 quasi in questo istante, Montepaone 2, Caolonia 0, comunque una partita divertente dove il Caolonia che dal momento del gol del primo tempo al 32 gioca in 10 per l'espulsione. Di eh, Ieraci il Paulonia comunque ha affrontato con decisione e caparbietà. Ancora un pallone in mezzo con Rullo che stoppa eh, bene la palla. Tocca poi per Murdocco che con l'ingresso di Ursino si è spostato a sinistra. Ma ancora una volta recuperato il pallone del Montepaone che ormai è in pianta stabile nella metà campo del Paulonia, esce fuori 40, tocca per Ursino. Riceve Simone che si gira, ha di fronte a sé vari eh, avversari. E alla fine il pallone non favorito dello suo scivolare appunto dalle varie pozzanghere, diventa preda dei giocatori del Montepone. Domenico Voci Cannistra ancora da applaudire la voglia di Simone di andare a fare pressing anche in una situazione di doppio svantaggio e il rinvio infatti finisce in out con 40 che effettuerà questa rimessa con le mani, cercando di favorire uno dei suoi compagni, in questo caso Simone, ma si inserisce Doria. Il colpo di testa di Domenico Voci, scambio con Procopio. Non si intendono i due ed è il Rullo che evita appunto che la palla vada in profondità però Procopio la recupera il rimbalzo favorisce Domenico Voci e ormai corre eh, in maniera furibonda Simone eh, Ilario Simone che non ci sta sicuramente a perdere uno degli ultimi che vogliono ammainare bandiera bianca e quindi comincia a muoversi eh, su tutto il fronte d'attacco ancora paparazzo doppio rimbalzo 40 e paparazzo si fronteggiano e la palla finisce in rimessa laterale Mazzone cerca di anticiparlo Mellace Mazzone difende la palla Mellace gliela mette in rimessa laterale è un po' come nel rugby il Caolonia sta guadagnando metri su metri e ancora di Diachite che riceve la palla si inserisce Doria un altro Millenians e un Millenians di pregio e mette appunto la palla in rimessa laterale qualche metro in più per 40 mentre vediamo che si, che si sta riscaldando il numero 13 Passafaro per quanto riguarda il Montepaone però la palla non riesce a spostarsi dalla zona eh, d'attacco destra del Calonia e da una serie di rimesse laterali ora è Viachite che riceve la palla si gira, mette in mezzo un buon pallone dove Fiorentino anticipa Nesci che era abbastanza solo ma Fiorentino di per sé è già sinonimo di garanzia il Mungo tocca a sua volta per Fiorentino, Cerrullo che non Raccoglie Procopio, gli ruba palla. Salvatore Procopio solo davanti al portiere. Grande uscita di Monteleone che in maniera corretta e precisa toglie la palla dai piedi di eh, Salvatore Procopio. Vicepresidente, mi sono spaventato io per Montepaone. Vicepresidente di Landru, mi sono spaventato io per Monteleone, chiedo scusa, che però è uscito alla grande, e ha fatto un signor intervento. Sì, assolutamente, questa volta ha fatto un intervento molto importante. Purtroppo quelle indecisioni come quelle di Rullo eh, sono molto pericolose. Quindi... Però Monteleone è un 99 di pregio, attenzione, ancora un tocco, uscita su eh, Paparazzo. Il Montepaone cerca di giocare in alcuni momenti anche di fino, elegante ma eh, molto eh, positiva in questo frangente l'uscita di Monteleone. Monte Leone con Domenico Voci che toglie la palla dai piedi a Orsino il Montepone sta comunque accelerando probabilmente richiamato da mister Pisano Voci scambia con eh, con Mellace apertura per Fiorentino si, si apre il fronte d'attacco scambio con Benito Mungo e la penetrazione va a metà tra Procopio e Fiorentino che stava coprendo appunto con una eh, sovrapposizione la fascia destra stop di Canistra che poi anticipa anche Murdocco se ne va in in velocità allarga per Domenico Vosci, Domenico Vosci cerca di evitare eh, 40 e non ci riesce, esce ancora il Montepaone con eh, Murdocco. Apertura troppo lunga in direzione di, di Achite e siamo giunti intanto al 36esimo minuto quando c'è una doppia sostituzione, vediamo che entra. Passafaro, vediamo eh, chi uscirà, probabilmente si tratta di eh, Domenico Vosci eh, con Passafaro al posto di Domenico Vosci, anzi no di Mungo, di Benito Mungo. Quindi quando siamo al 36 esimo entra Passafaro e, ed entra, eh, entra Passafaro al posto di Mungo, mentre poi è entrato il numero, il numero 18 oh, capo Casale. Applausi a scena aperta per Benito Mungo e a questo punto chiediamo al presidente di Landro perché mi ero distratto capo Casale, al posto di chi è entrato. 40, il numero 2 40. Quindi 40 è uscito ed è entrato capo Casale, sempre al 38 ⁇ Ecco che si riprende appunto a giocare con Domenico Voci che però vede stoppata la palla e che finisce in rimessa laterale con uh, Simone che penso sia forse l'unico ancora a credere nella possibilità di recupero, da come si muove, da come giustamente cerca di velocizzare tutti i tempi da parte del Caolonia. Fiorentino riceve da Mellace, si appoggia per Conidi. La palla viene lanciata, colpo di testa con Rullo che rinvia e Palazzo che va a cercare voci, il colpo di petto per dialogare con Procopio vede l'intervento di Monteleone. A questo punto approfittiamo della gentilezza. Oggi ti abbiamo proprio disturbato e sappiamo che il tuo lavoro è anche difficile quando c'è qualcuno che ti parla continuamente. Maurizio, dovresti indicarci quelli che secondo te sono i migliori giocatori da un lato e dall'altro. Indicandone uni, o un, uno per per squadra oggi non ho sicuramente dubbi per il Caolonia di Achite. Per il Montepaone Paone e Doria, perché bisogna anche considerare il rientro, eh, quindi si è subito reinserito, facendo una partita eh, gagliarda e coprendo eh, molt, molto, molti spazi, eh, sin dal primo minuto all'ultimo, diciamo. E allora, I migliori in campo sono Doria e Diachite per il giudizio di Maurizio Vatrano. Ricordiamo ai telespettatori che con il loro tasto fucsia del telecomando possono eh, votare a favore o contro di questa decisione, proponendo eventualmente altri calciatori. 38 minuto di gioco. Riparte ancora il Monte in vantaggio in questo evento per 2-0, con Paparazzo che scambia con eh, Mellace, poi Lombardo e poi ancora Cannistrà. E con. Vediamo il numero 18 Capo Casale che ora si trova a fare eh, il lavoro che fino a qualche momento fa aveva svolto Simone di Pressing al momento della partenza del Montepaone. Di Achite si gira, punta l'avversario, risucchiato da Fiorentino e dal ritorno anche del, eh, degli altri giocatori del Montepaone, non si passa da questo lato, arriva il pallone in zona Procopio ma è rimessa laterale in favore del eh, Caulonia con Simone che recupera ancora la palla, la scambia con Rullo, stop di questo ultimo lancio a cercare il numero 18 capocasale ma la palla viene controllata con tranquillità da, eh, dai difensori del Montepone e si riprenderà con la rimessa laterale che viene affidata appunto a, a Fiorentino. Fiorentino per Mellace, l'appoggio di Mellace e poi per Cannistra che con tranquillità, perché ora si tratta di gestire anche questa parte finale del, del match, scambia ancora con eh, Conidi. Conidi per Canistra e poi per Paparazzo, che oggi è stato un po' ovunque per quanto riguarda il centrocampo del il Montepone. Mellace, tampinato da, Casale, da Capo Casale, ancora lui scambia con Conidi e poi appoggia per Paparazzo. Gli ruba palla il numero 16 Ursino. La palla però rimane ancora eh, ancorata nel fango per terra con Doria che la recupera. E alla fine Domenico Voci che mette ordine nella manovra appoggiandosi per Fiorentino, sovrapposizione Domenico Voci che cerca di andare in fondo ma lì trova Furfaro che di fisico lo blocca, poi Domenico Voci ugualmente mette in mezzo ma Monteleone che ha acquisito comunque sicurezza nel corso della partita prende la palla e la eh, permette al Caolonia di ripartire con Nesci che ora è spostato a destra. Eh, la palla arriva nella zona di Ursino ma c'è Passafaro che con eleganza stoppa e fa ripartire ancora l'azione. Marco Voci lo scambio è con Mellace e ancora per Passafaro che poi però sbaglia l'appoggio favorendo Mazzone non si passa te che è il deciso di Mellace che comunque però poi riceve un colpo sulla caviglia e ci si ferma per qualche attimo perché il colpo probabilmente sia pure involontario è stato duro. Eh, Vicepresidente comunque sia mister Pisano che mister Squillace muovono le pedine sullo scacchiere tattico con abilità siamo di fronte a due ex calciatori che sono anche ottimi allenatori. Sì, assolutamente, sì, sì, sì. Eh, io ovviamente conosco più Giampiero, non conosco um, l'allenatore del, del Montepaone, però conosco la sua preparazione, quindi um, sta mettendo bene in campo sempre la squadra. Purtroppo eh, nel calcio i risultati sono diciamo, quello che conta, <ride> non arrivano spesso, però insomma il suo lavoro è molto importante. Grazie al vicepresidente. E... Una domanda anche per Migliarese. Guarda, che io farò Telecron anche per un'altra decina d'anni. Aspetto di poter parlare di te in prima squadra. Speriamo, speriamo. Grazie e allora ecco che il Montepaone si muove ancora con Paparazzo che riceve palla e si... di spalle si gira, attenzione, deciso l'intervento di Simone, forse troppo deciso, nessuna cattiveria, si danno il 5 i giocatori, però ora quando mancano poco più di 3 minuti alla fine della partita, a questo punto come direbbero anche tutte le mamme del mondo, è bene anche non farsi male visto che si è preso già tanto freddo. Con Cannistrà che appoggia per Marco Voci che cerca ancora Procopio ma quest'oggi... Non si sono visti moltissimi, Conidi che evita di Achitea e tocca per Fiorentino, elegante come al solito Stoppi Fiorentino, Procopio riceve la palla, la mette in mezzo per la sorrapposizione di Domenico Voci, viene contrato in calcio d'angolo e quindi arriviamo al sesto calcio d'angolo per il Montepaone quando siamo al 42 ⁇ minuto di gioco e sarà Domenico Voci che insieme a Paparazzo e a Fiorentino si prepara a battere, battuta veloce, Fiorentino, Paparazzo mette in mezzo senza guardare e c'è il numero 15 Murdocco che respinge in rimessa laterale ancora indicazioni da parte di uh, Pisano per quello che è un po' il suo punto di riferimento anche a centrocampo, quell'highlander Armando uh, Mellace che è sicuramente è fondamentale per uh, le geometrie del Montepone con Procopio che evita Furfaro, mette in mezzo il pallone sicura la presa di Monteleone, forse un po' lungo il lancio e Monteleone spara via in direzione però di Passafaro che appoggia subito per Paparazzo, tocco e scambio con Mellace, tutto di testa, mette a terra il pallone Domenico Voci, Mellace si gioca, notate a un tocco, siamo in prima categoria, ma eh, ci sono dei campionati interregionali dove non si vede questo tipo di gioco. Ecco che Ursino parte in maniera scomposta, cade senza fallo, scivola in quella zona del campo e si riprenderà con la rimessa laterale che viene effettuata da Passafaro in favore di Canistra, Canistra, poi per Lombardo, siamo al 44 minuto di gioco, Montepaone 2, Caolonia 0 e Canistra ora scambia ancora con Gianmarco Lombardo che appunto dimostra ancora una volta come i portieri di oggi debbano saper usare anche entrambi i piedi. Il colpo di testa di Fiorentino è per Doria, un po' spiazzato in questo momento il Caolonia, Doria si accentra, cambia passo, Rullo non riesce a controllare, Salvatore Procopio cerca il tiro, si appoggia poi per Doria che tocca per Domenico Voci e al termine di un'azione veramente interessante, anche se per alcuni aspetti direbbe Mister Pisano un po' leziosa, al 44 minuto, terzo sigillo di Domenico Voci che appunto dopo i due gol al 32esimo del primo tempo e al 27 del secondo di Marco Voci conclude probabilmente di fatto questa partita, un 3-0 che diventa pesante per quello che il Caulogna ha messo in campo, perché sicuramente è stata una bella partita da parte degli ospiti, ma è anche un modo del Montepone di dimostrare rispettando l'avversario di avere sempre una potenza di fuoco importante. 3-0 e vedremo ora se Spizzirri assegnerà recupero con il Colonia che si affida ancora a Diachite mentre si sta riscaldando anche il numero 17 Antonio Paparazzo, però classe 91. Il pallone viene intercettato ancora dai difensori del Montepone. Vediamo al posto di chi entrerà paparazzo. Ed è lui esce con una standing ovation Armando Bellace come si dice nel film Wonder almeno una volta nella vita bisogna avere una standing ovation non è il caso di Bellace che ne ha avute tantissime e allora questa la dividiamo tra Mellace e Paparazzo un applauso per il guerriero l'Ilander eh, il lottatore di tante battaglie che ora ha portato per mano ancora una volta il centrocampo del Montepaone entra al suo posto Paparazzo e la standing ovation con ovazione d'ola e tutta appunto per Armando Mellasce riprenderà ora il gioco mentre Spizziri si annota anche questa sostituzione sul proprio eh, libricino con Diacchité che chiede palla ecco che la riceve anzi no viene effettuato lo scambio col numero 18 capo casale palla che arriva in direzione di Ursino ancora contratto dai difensori del Montepone con Procopio che ruba palla ma viene fermato da un indomito Nesci che poi tocca per Ursino che scivola si appoggia per Simone. Simone scambia ancora con uh, il numero 9, Mazzone, e poi vediamo che cerca ancora il, il filtrante per Diachité, il cui tiro viene ribattuto da Conigli, calcio d'angolo e così salgono a tre gli angoli in favore del Caolonia quando siamo già a un minuto e mezzo oltre la, uh, il tempo regolamentare, non abbiamo notato cosa abbia segnalato Spizzirri ci, ci dicono, qui ringraziamo in tribuna stampa, ormai è diventata una telecronaca che vede il contributo di tutti e queste, di questo sono contento quattro minuti di recupero tiro intanto di uh, Simone Ilario Simone e la palla finisce in out. Dicevamo come piace a noi di essere uno TV: una telecronaca interattiva con partecipazione di tutti gli spettatori intorno alla tribuna stampa. Ecco che riceve il pallone anche Gianmarco Lombardo che si prepara appunto a rinviare l'appoggio per Cannistran. Quindi si giocherà fino al 49 ⁇ esimo mentre intanto ancora Cannistra evita il ritorno di un avversario, Procopio scambia con Domenico Voci eh, che si va a inserire in un uh, tunnel dove interviene Ursino, il lancio lungo di uh, Paparazzo finisce nelle mani di Monteleone, un, uh, il che ci permette anche di elogiare questo portiere classe 99 che ha svolto una prestazione comunque sufficiente nonostante qualche incertezza, ma con un grandissimo intervento poi in occasione di una penetrazione. Di Salvatore Procopio del Monte Paolo, ecco che canistra si affida a Domenico Voci, Paparazzo. Domenico Voci tocco per Marco Voci, tutto di prima, e ancora Domenico Voci pressato da un ottimo Simone che gli ruba palla. Poi si combatte un po' con eh, Murdocco. Un momento di confusione. Mazzone, non c'è fallo, e ancora è Paparazzo che si appoggia su eh, Conidi. 48 minuto, ultimo giro della lancetta dei secondi con Fiorentino che tocca sua volta per Paparazzo che dall'indietro all'indietro per Conidi è un di Achite che ancora va a fare pressing quando siamo al 93 ⁇ di gioco e il risultato è di 3-0 per il Montepone lancio in profondità con Monteleone che blocca con sicurezza e rinvia subito in direzione sempre di Simone elegante come, come, di soli, come al solito Fiorentino Paparazzo riceve palla cerca di imbucare per Marco Voci ottimo l'intervento di Capitanesci che riparte con decisione a cercare di achitè probabilmente in fuorigioco e qui abbiamo già chiuso per quanto riguarda i monitor di servizio e quindi si riprenderà con una punizione e c'è il tempo per fare entrare anche Sinopoli con un'altra standing ovation questa volta per Conidi che saluta appunto il pubblico mentre si sta preparando a entrare anche Galdino quindi si mandano in campo tutti entra Sinopoli ed esce appunto Conidi esce di achitè e questo gli ho fatto facciamo noi un applauso a questo ottimo giocatore, no non esce, alla fine esce... Eh Mazzone, se non vado errato, ed entra, ed entra Galdino, quindi stava per uscire di Achite. Noi, comunque, applaudiamo Mazzone che ci sembra appunto uno di quei centravanti importanti e utili per la, quella che auguriamo una uh, degna risalita della classifica per quanto riguarda il Caolonia. Ancora si gioca, probabilmente. Spizziri che è preciso darà qualche altro secondo di recupero vista la doppia sostituzione nella fase, appunto, di recupero. Cannistra, Paparazzo, tocco verso uh, Passafaro, intercettato da Nesci che cerca Ancora di andare in profondità, Nesci recupera il pallone, si allarga la sfera, il tocco vede ancora un intervento del neo entrato. Paparazzo che protegge la palla sul, uh, sull'intervento del giocatore del Caolonia e con Domenico Voci che mette la palla in mezzo a cercare Salvatore Procopio che si impegna uh, quando siamo praticamente alla fine della partita. È una rincorsa. Spizzirri non gli perdona, però questo scatto e fischia la fine della partita. Cinquantesimo minuto, il risultato si chiude con il 3-0 del Real Monte Paone nei confronti di un ottimo Caolonia Le reti di Marco Voci al 32 del primo tempo e al ventetes del secondo e di Domenico Voci al 44° del secondo tempo sicuramente una partita interessante, entusiasmante che ha visto sì il Montepaone prevalere ma ha visto anche un ottimo Caolonia disposto in campo e quindi applausi per tutti coloro che eh, sono stati dei veri atleti e che ora come di solito vede, vedremo i giocatori del Montepaone andare a raccogliere l'abbraccio dei loro tifosi l'Esterna 5 di S1 TV guidata da Antonio Siciliano Pasquale Lentini con Giuseppe Maurizio Vatrano e i contributi possiamo dire di tutti, per una salutiamo soltanto Carmen, probabilmente la più piccola del gruppo, vi ringrazia con la voce di Giorgio De Filippis, risultato finale, Montepaone 3, Caolonia 0, a risentirci. Ricevitoria Gerace a Montepaone da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montepone Vito. Su di noi puoi scommetterci.